Allora andiamo, stiamo per iniziare una puntata straordinaria, un ospite straordinario, Valerio Catoia, questo giovane del quale si è parlato tanto, salvò a Sabaudia una bambina dall'annegamento, ma è una puntata legata a quelli che sono i pericoli del web, vittima di attacchi sul web, c'è addirittura, ci sono degli indagati, svilupperemo questo tema, lo faremo con ospiti in studio, dibattito, problema che riguarda migliaia e migliaia di giovani, di famiglie, quindi di genitori, puntata straordinaria perché all'interno in versione integrale vedremo il documentario su Valerio Catoia proprio realizzato dalla Polizia di Stato e dall'Istituto Rossellini. Ma all'inizio dovremo dare un aggiornamento sulle inchieste, la puntata precedente, ci sono novità per la vicenda dei carabinieri, la famosa inchiesta sui carabinieri infedeli e poi la vicenda di Sabaudia, siamo rimasti sorpresi da quello che è successo in settimana per gli attacchi che sono arrivati alla nostra testata giornalistica, a questo programma. Una cosa anche clamorosa, se volete, ma ne parleremo proprio subito in apertura, quindi andiamo, partiamo con la sigla e parte questa puntata straordinaria di Monitor. Allora, eccoci, 2 giugno, festa della Repubblica, malgrado questo siamo sempre in onda, non ci siamo mai fermati, nemmeno durante le festività, oddio, si corre sempre, quindi dobbiamo a volte fare anche i conti con qualche piccolo acciacco. In apertura di trasmissione un ringraziamento particolare all'amico medico Angelo che ci rimette sempre in piedi nel giro di un'ora, un uomo che fa miracoli, ovviamente parliamo, no? È un medico, insomma, fatemelo ringraziare, insomma, che è stata una giornata pazzesca per quanto mi riguarda, in cui è accaduto davvero di tutto. Il dottor Angelo Frieri, nome e cognome, che tra l'altro è un ottimo medico e quindi ci ha rimesso in piedi a tempo di record, i medici vecchia maniera, come si faceva una volta, perché sempre disponibili. Quindi questa sera ci siamo. Avete sentito dal sommario in apertura, avete sentito il sommario, che sarà una puntata particolare perché c'è Valerio Catoia, questo ragazzo straordinario di cui si parla e si continua a parlare, vittima degli hater, degli attacchi sul web, ma come sono vittime tante famiglie, tanti giovani, soprattutto le donne che vengono attaccate sul web, stasera al dibattito, ma soprattutto vedremo questo documentario realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l'Istituto Rossellini. Guardate, un bellissimo documentario che devono vedere i ragazzi, le famiglie, i papà, le mamme, tutti dovete vedere questo documentario che trasmetteremo integralmente qui a Monitor, anche se all'inizio ci sarà un'apertura un po'... l'aggiornamento sulle inchieste, ma dovremo rispondere a delle cose in cui in questa settimana è successo davvero di tutto, anzi una cosa che alimenta e mi fa pensare sempre di più a delle cose non poco chiare, nebulose, insomma, soprattutto perché arrivano attacchi trasversali, utilizzando poi il web, tutto quello che è stato scritto è anche molto offensivo. Guarda caso, hanno scritto questa settimana, proprio quando ci sarà la Polizia Postale, il nostro ospite, quindi poi gli daremo sto faldone, se lo portano e chi ha scritto si assumerà le proprie responsabilità. Uno poi in clamoroso. Ve li faccio vedere tra poco. Maya Bottiglia, anche in questo 2 giugno, ben trovata Maya. Maya ci dà subito, ci dà subito l'aggiornamento breve sul coronavirus, ma proprio brevissimo. Dopodiché entriamo con la regia, vi do gli aggiornamenti sulle novità. Ci sono le novità sull'inchiesta che riguarda i carabinieri cosiddetti infedeli, perché il giudice si è espresso. E poi la vicenda di Sabaudia, vi dirò alcune cose
che abbiamo ricostruito e scoperto in settimana. Allora, Maya, a te per gli aggiornamenti. Sì, iniziamo parlando del coronavirus, della situazione oggi nella regione Lazio. Vediamo subito la grafica per quanto riguarda il sommario nella regione Lazio, che sono 2.645 nuovi casi e 5 i decessi. Aumentano purtroppo i casi e anche i decessi, calano però i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Uno sguardo alla provincia di Roma con 2.110 nuovi casi e 2 decessi. Proseguiamo con Latina e provincia, 207 nuovi casi, 51 a Latina, 34 ad Aprilia, 22 a Terracina, 13 a Cisterna e anche a Formia, 12 a Gaeta e a Sermoneta, 8 a Priverno. Queste sono le città che presentano più casi e poi la situazione tende a diminuire negli altri comuni. Vediamo anche Frosinone, provincia, con 125 nuovi casi, quindi 11 ad Alatri, 10 a Ceccano, 8 a Ceprano, 7 a Cassino, ma anche a Ferentino e Paliano, 5 ad Anagni e 4 a Frosinone e 90 negli altri comuni. Vediamo Viterbo e provincia, con 126 nuovi casi, purtroppo bisogna registrare anche 2 decessi. Andiamo avanti con Rieti e provincia, 77 nuovi casi, 19 nella città di Rieti, 9 a Scandriglia, 5 a Farenza Bina, 4 a Leonessa e poi negli altri comuni. Anche in questo caso un decesso, parliamo di un uomo di 87 anni. Questa è la situazione per quanto riguarda il coronavirus nella regione Lazio e nelle diverse province. A te, Egidio. Grazie, grazie a Maya Bottiglia. Come avete visto, insomma, la vicenda del coronavirus migliora e questa vicenda ci tranquillizza. Allora, l'aggiornamento sulla vicenda dell'inchiesta, la puntata della scorsa settimana ha avuto degli ascolti enormi, abbiamo registrato degli ascolti enormi, insomma, anche perché è una vicenda che tiene banco anche a livello nazionale, seguita in particolar modo anche dal Ministero, quella dei cosiddetti presunti carabinieri infedeli. Che è successo? Ci sono delle novità importanti, probabilmente ci si tornerà e ci torneremo prima della chiusura della nostra stagione anche nelle prossime settimane. La novità importante è che si doveva esprimere il giudice sulla richiesta, la procura aveva avanzato la richiesta di proroga delle indagini per quei carabinieri che erano e sono chiamati in ballo, accusati dal collaboratore di giustizia di Latina, Maurizio Zuppardi. Il giudice per le indagini preliminari, il dottor Giuseppe Cario, si è espresso e ha detto no alla proroga delle indagini. Secondo il giudice Cairo può bastare anche in virtù delle vicende, lo motiva ovviamente, lo ha scritta nella sua motivazione il perché ha detto no alla proroga delle indagini. Quindi diciamo che tutto si svolgerà, tutto resta in base a quello che è stato ricostruito, intercettato, i verbali fino ad ora. Quindi non ci sarà la proroga delle indagini sulla vicenda dei carabinieri di Latina che fornivano droga, in qualche caso si facevano dare i soldi dal collaboratore di giustizia, è una vicenda che ha a che fare con la droga. Giovedì scorso io, durante la trasmissione, avevo parlato di una vicenda che mi aveva colpito, la scoperta di un carabiniere, insomma anche con un ruolo importante, che era accusato da Zuppardo, ma che stranamente mi accorgo, ci accorgiamo lavorando sulle carte, che era anche tra le persone che avevano indagato sull'inchiesta di Sabaudia, che portò agli arresti domiciliari della Gervasi, di alcuni assessori, insomma un'inchiesta che insomma, ha creato un terremoto a tal punto che si voterà anche a Sabaudia il 12 giugno. Avevamo scoperto che questo nome ricorreva su queste vicende e quindi avevamo detto e avevo praticamente espresso insomma, delle perplessità, ci mancherebbe, tutti siamo garantisti, però dicendo ma se un personaggio con un incarico del genere è credibile per le indagini di Sabaudia, non è credibile invece per le altre cose perché la procura lo accusa, lo indaga, mentre per Sabaudia che ha fatto andava bene. E qui ci sono state le sorprese, però ve lo faccio rivedere questo passaggio perché molti forse non lo ricordano, ma noi siamo una televisione che non ha bisogno di nasconderci. Vi faccio rivedere quel passaggio di giovedì scorso in cui avevo detto niente di particolare, avevo solo espresso dei dubbi, delle perplessità che ancora oggi so dopo che questa settimana ho scoperto un'altra cosetta, un altro paio di cose che abbiamo
rileggendo, vedendo e andando. Vediamo. E apro una breve parentesi su Sabaudia. Come sapete, c'è stata un'inchiesta molto importante su Sabaudia che ha portato all'arresto, agli arresti domiciliari il sindaco Giada Gervasi, che ha riguardato ovviamente altri componenti e insomma è saltato il comune, adesso si andrà al voto. Cosa abbiamo scoperto? Anche con un po' di sorpresa, che un paio di questi carabinieri, insomma finiti nell'ala delle indagini, avevano indagato su Sabaudia. Non scherzo, uno o due. Guardate, col fatto che c'è questo decreto del ministro Cartabia, che a volte io sono anche costretto a limitarmi da questo punto, perché è una legge, è un decreto schizofrenico, però insomma le regole vanno rispettate, uno o due hanno indagato su questioni sullo Sabaudia. Guarda cosa, hanno indagato anche su cose che riguardano la droga a Sabaudia. E in qualche caso è emerso che questa droga su Sabaudia portava ad un ambiente molto alto, non dico dei VIP, ma degli imprenditori a Sabaudia. E guarda caso, una parte di questi imprenditori a Sabaudia faceva la guerra a quella giunta comunale. Allora io mi chiedo, e chiudo la parentesi, vi lascio riflettere, poi se qualcuno potrà dire la propria, se questi carabinieri vengono accusati in modo così forte dalla Procura della Repubblica per la vicenda Zuppardo, come possono essere attendibili indagando sul comune di Sabaudia? O l'una o l'altra. Allora, questo è quello che avevamo detto in, la settimana scorsa, durante la puntata della settimana scorsa. Poi che abbiamo scoperto in settimana che c'è un filo, questo l'ho anche pubblicato, è scritto, pubblico, può essere visitato sulle nostre pagine, che c'è un filo che lega l'inchiesta sulla morte a Firenze di Riccardo Magherini e proprio l'inchiesta di Sabaudia, non solo per quanto riguarda la droga, ma anche il rapporto tra imprenditori e professionisti, ma anche rapporti non chiari tra persone finite nelle indagini di Firenze ed esponenti delle forze dell'ordine pontine. Ci sono personaggi che incredibilmente ritroviamo in tutte e due le vicende, li ritroviamo a Sabaudia, questi che erano sotto inchiesta a Firenze, e anche questo l'abbiamo letto dalle carte, quindi sono le mie sono perplessità, le nostre sono perplessità, guarda caso. Allora la domanda che noi ci siamo posti è questa: cosa c'è che lega la droga, gli imprenditori, i professionisti e le forze dell'ordine? Un'altra cosa è successa a Sabaudia, secondo me inquietante, che merita approfondimento. Però diciamo, dopo quella puntata e dopo quello che abbiamo detto, si sono scatenati un po', ripeto, accuse, offese, minacce forse velate, ma c'è, dietro la minaccia c'è. Però stasera veramente è un caso che c'è la polizia postale. Bel faldone, ci avete messo la faccia, vi siete firmati, alcuni anche con incarichi si sono firmati, poi ve la vedete con loro, perché poi noi siamo come sempre per le regole. Mi fai vedere il primo messaggio? Voglio rispondere a alcuni, tanti messaggi, a qualcuno voglio rispondere, datemi questa possibilità prima di parlare altro. Stasera la puntata è proprio su questo. Primo messaggio, Gianluca, mi mandi il primo, eccolo qua. Questo signore si chiama Temi Belmonte, scrive, tutto Facebook, pubblico, quindi poi non dite che la polizia postale perseguita gli utenti, li leggono pure loro. Come si cade in basso, aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso. Comunque il consiglio al giornalista Egidio Fia di leggere il primo step dell'intercettazione sugli ex amministratori del comune di Sabaudia. Gianluca, torniamo. Allora, questo signore Belmonte, voglio dire che noi l'abbiamo letta, l'ha letta anche lei l'ordinanza di custodia cautelare. Su una cosa però lei non sa, ma io non posso dire, perché c'è la par condicio, c'è il codice di autoregolamentazione per quanto riguarda le campagne elettorali, che lei, come la maggior parte di voi, non avete letto tutti gli allegati delle carte, sono migliaia. E le posso dire che a proposito di intercettazioni, io l'ho letta quelle della Gervasi, ho letto tutta l'ordinanza, ma ho letto anche le altre, non le posso pubblicare, lo farò dopo. Quindi lei avrà la soddisfazione in questa trasmissione di leggere le altre intercettazioni, che a nostro avviso meritavano molta attenzione, che fanno parte degli allegati che voi non conoscete, perché quando sentirete quelle intercettazioni forse capirete che qualcosa, qualche dubbio, io parlo di dubbi, ci mancherebbe altro, qualche dubbio li avrete,
Caro Belmonte, aspetti, lei è un fedele telespettatore, immagino di sì, come quelli di Sabaudio ci seguono da tanti anni. Quando leggerà gli allegati, quello che voi non potete leggere perché non avete accesso, allora voi direte perché tu hai accesso? Cioè, io non ho accesso. Si fa il ricorso al tribunale di riesame e poi noi abbiamo accesso. Mica perché andiamo a rubare. Cioè il tribunale di riesame, da quel punto le cose le possiamo leggere. Rimarrà sorpreso Belmonte, rimarrà molto sorpreso come sono rimasto sorpreso io. Andiamo con l'altro messaggio, rispondo ad alcuni, se no faccio tardi. Massimo Celebrin scrive: ma soprattutto un vero giornalista riferito a noi, soprattutto se ha legami parentali, questa è un'altra cosa veramente da gossip, poi vi faccio sorridere sull'ultima cosa che mi è stata affibbiata a Roma e riguarda la Bellucci, vi faccio ridere dopo. L'unica cosa che dovrebbe fare è stare in silenzio, oppure leggere le intercettazioni, ma gli atti pubblici parlano già chiaro solo quelli. Allora, a Celebrin, rispondo come ho risposto all'altro, le altre intercettazioni Celebrin lei non le conosce. Quando le leggerà, quelle che non sono nell'ordinanza, Sabaudio a tutti hanno letto l'ordinanza, anche lei, secondo me, resterà e si farà qualche domanda. Sui legami parentali che riguardano la giunta comunale, guardate, io capisco che amate il gossip, ma per quanto mi riguarda io non ho nessun legame di parentela con nessun componente del Consiglio Comunale di Sabaudia, né della maggioranza, né tantomeno dei dipendenti. Non ho mogli, non ho amanti, non ho cose strane. Queste a livello proprio al limite, sono rimasto sorpreso, un film, cioè Sabaudia attacca la stampa, ma fate i film proprio. Quindi posso smentire a tutti i livelli di avere legami parentali con ex amministratori di Sabaudia. Altri hanno legami parentali. Quello l'abbiamo scoperto. Ecco quella linea sottile tra le indagini e le persone. Là ci sono i legami parentali, non i miei. Ci mancherebbe, cioè, veramente è una cosa assurda. Solo per aver detto che Monica Bellucci aveva intrapreso un ingaggio, eccetera, sono stato addirittura associato a queste cose. Guardate che il web è un disastro, è un disastro. Fammene vedere un altro. Ah, sempre Celebrin, che risponde a un altro signore, non conosco. Io persone che non conosco, io leggo il web e non li conosco. Rispondo a questo signore, sto dicendo che un giornalista serio non può mettere in dubbio le intercettazioni fatte da gente dello Stato, tutto qui. Allora, questo Celebrin, allora io non ho mai messo in dubbio nessuna intercettazione, signor Celebrin. Io sto dicendo che le intercettazioni, ce ne sono altre, migliaia, pagine intere che voi non avete letto, quindi non le metto in dubbio. Mi chiedo che, e le pubblicherò alcune quando si potrà fare, adesso non si può fare perché siamo in campagna elettorale, facendo a voi la domanda che mi sono fatto io: ma perché queste non sono state inserite e secondo noi erano degne di nota? Quindi nessuno le mette in dubbio. Chi le mette in dubbio? Quando mai l'ho detto? Fenomeni da web. Andiamo con l'altro, vediamo poi. Marina Brucchetti non ha scoperto proprio nulla, pseudo giornalista. Non dovrebbero permettergli di prendere le difese di nessuno, i giornalisti seri sanno fare il loro mestiere senza schierarsi apertamente, senza parole. Allora, signora, come si chiama? Brucchetti, Marina Brucchetti. Guardi, signora Marina, che noi non abbiamo preso le difese di nessuno, non abbiamo preso le difese di chi è sotto indagine, non abbiamo preso le difese quando ho parlato dei carabinieri, però abbiamo intervistato il loro avvocato. Non abbiamo preso le difese di chi invece è finito dall'altra parte su un'indagine parallela che riguarda per esempio la vicenda Gansi e Nettuno. Noi non abbiamo difeso e preso le difese di nessuno. Ci siamo fatti delle domande come si fanno domande tutti coloro che leggono gli atti. Quindi non è che noi stiamo difendendo nessuno. Ma insomma, ma se alcuni nomi escono da un'inchiesta dove muore un ragazzo a Firenze, noi incontreremo la famiglia, e quei nomi stanno pure a Sabaudia e si incrociano, ma insomma, sto difendendo qualcuno? Ditelo ai genitori di quel ragazzo morto a Firenze. Cioè, noi difendiamo qualcuno? Stiamo a prendere difese di quelli che amministravano Sabaudia, che non ce ne frega assolutamente nulla, scusate, forse sono un po' troppo forte, ma chi se ne frega, tra virgolette?
cioè, esprimiamo dei dubbi, no? Soprattutto in questo periodo molto strano per quanto riguarda legalità e legalità, quel filo sottile. Andiamo avanti, gli ultimi due perché poi dobbiamo chiudere. Ah, qui è il top. Gli altri non li conosco. Mariella Di Prospero ho capito chi è, perché era un nome che mi veniva in testa quando leggevo questa roba, ed è il capo dei vigili urbani, il dirigente, colui che guida la polizia municipale al comune di Cori. Allora, apro parentesi, mi rivolgo all'amministrazione di Cori e al sindaco. Sindaco, sono sconcertato da quello che scrive il suo comandante dei vigili urbani, che dovrebbe dare forse l'esempio. Chi è costui per affermare una cosa del genere? Beh, Lazio TV ci siamo già capiti, intendendo forse una nostra difesa nei confronti degli indagati, cosa che ribadisco non è così, non ce ne frega assolutamente niente, però quando parla un collaboratore di giustizia, quando ci sono queste notizie vanno approfondite, ci sono dei dubbi, vanno evidenziati per rispetto del pubblico. Quella signora è il capo dei vigili urbani, quindi dico al sindaco di Cori, se ci sta ascoltando, perché lavora al comune di Cori, innanzitutto considerando che nella sua amministrazione c'è questa idea dell'informazione regionale su quelli che sono i temi, come viene trattata l'informazione regionale, comune di Cori, ma non ci interpellate più, ma non mandate più inviti per le conferenze stampa, visto che il suo comandante della polizia locale dice che questo programma e questa testata giornalistica, le emittenti del gruppo fanno 1,5 milioni di ascoltatori al mese, visto che la pensate così, non mandate, non ci inserite proprio nella lista, oppure se volete i servizi, come prevede la legge, c'è il codice degli enti locali, dovete fare la pubblicità istituzionale. Quindi io prendo le distanze dal comune di Cori, non tratterò più il comune di Cori se il proprio comandante della polizia locale, che poi dice un'altra cosa su Falcone, mo ve la faccio vedere, se il comandante della polizia locale, che poi non capisco perché entra nella vicenda di Sabaudia, il comandante della polizia locale di Cori, comunque, sindaco, è un suo problema, lo risolva, perché questa roba va ovviamente alla polizia postale, ne risponderà il comune, mi dispiace sindaco o chi per i comuni. Andiamo a vedere l'altro messaggio, fa riferimento a noi, risponde a quel famoso Celebrin, Massimo Celebrin, sempre il comandante di Cori, Falcone si starà rigirando nella tomba, ma cara dottoressa Di Prospero, si rigirerà nella tomba per quello che legge e che scrive lei, visto che forse i più grandi depistaggi in Italia hanno riguardato Falcone e Borsellino, forse si sta rigirando nella tomba per quello che magari da su legge su una trasmissione nemmeno televisiva, su un inciso di una trasmissione televisiva che ha parlato di un'inchiesta che poi stranamente, leggendo le carte, sono arrivate in rapida successione alcuni nomi che riguardavano un'inchiesta di Firenze, alcuni rapporti, il filo che lega la droga e alcuni personaggi, e poi altre intercettazioni che non sono nell'ordinanza, che non sono quindi pubbliche, che noi abbiamo letto. Abbiamo espresso delle perplessità. Siamo garantisti, i giudici faranno il proprio lavoro, ma se uno esprime un dubbio che problema c'è? Non abbiamo fatto niente di grave, no? Come quella di Firenze. Il fatto di Firenze, cioè, l'abbiamo letto, lo potete leggere anche voi, la vicenda di Firenze che è collegata ad alcuni personaggi che attualmente sono a Sabaudia. Cioè non l'abbiamo mica inventata. Ma su Sabaudia spunta un'altra cosa sempre in settimana. Di un imprenditore che annuncia un anno prima del blitz dell'arma dei carabinieri l'arresto della Gervasi. È un imprenditore di Sabaudia. Io dico queste cose perché lo posso provare, chiaramente. Però perché un imprenditore di Sabaudia annuncia ad alcuni personaggi che la Gervasi sarà arrestata un anno prima? Guarda caso, quando viene inoltrata la richiesta dei PM al giudice, il giudice deciderà un anno dopo. Chi glielo ha detto? Non certo i magistrati, forse chi indagava, chissà, non lo sappiamo. Chi gli dice a questo imprenditore che succederà questo? E soprattutto ad alcuni degli indagati, se hanno avuto rapporti con i carabinieri militari che indagavano, a qualcuno forse è stato detto che era sotto intercettazione, e chi? Saperlo prima, parli diversamente al telefono.
Questo abbiamo scoperto in questa settimana e ci hanno riempito. Ma guarda, insulti sono molti di più, però insomma noi stasera non facciamo la puntata, anche perché Sabaudio è un comune bello, amo quella terra, insomma è una terra che mi ha regalato tante gioie, mi dispiace anche, però insomma uno esprime dei dubbi dopo che abbiamo, ripeto, con le carte, confrontato le carte, ragionato sulle carte, visto quello che è successo, e insomma qualche dubbio e qualche perplessità l'abbiamo espressa, ma è stato veramente caso. Guardate, se non fosse stata per l'indagine della procura di Via Ezio sui carabinieri indagati e sulle dichiarazioni di Zuppardo, non ce ne saremmo accorti, vi dico la verità. Se non avessimo letto le carte delle dichiarazioni di Zuppardo, collaboratore di giustizia, che attualmente è ritenuto credibile dall'antimafia fino ad oggi, e avessimo letto quel nome e un altro, non ce ne saremmo accorti. Se non c'era Zuppardo, non ce ne saremmo accorti noi. Ecco perché ci sono le perplessità e tutte queste cose. Insomma, capire come è stata fatta questa indagine. Insomma, ripeto sempre, le indagini non le fanno i magistrati non vanno a mettere le cimici, non vanno a registrare, non scrivono magari una cosa, non lo fanno i magistrati, lo fa la polizia giudiziaria. Quindi di conseguenza, insomma, anche per loro, se ci sono dei dubbi su un'inchiesta, anche per i magistrati è un problema. Noi abbiamo evidenziato questi fatti. Poi quello che abbiamo scoperto successivamente questa settimana su una presunta fuga di notizie sull'arresto della Gervasi datato addirittura 12 mesi prima, fa ridere questa cosa, è da film, ma è così, qualche tempo fa. Evidentemente, insomma, qualcosa non ha funzionato, ma sono dubbi, perplessità. Verranno fugati questi dubbi? Ben venga. Ci saranno risposte a queste domande? Alziamo le mani, ma figuriamoci, ci saranno novità, ma disponibile a ospitare tutti, a far dire la loro, come abbiamo sempre fatto. La cosa grave di quei messaggi però è il comandante, è il capo della Polizia Municipale. Quando porti una divisa, sei un ufficiale, Falcone si ribalta sulla tomba, vabbè questa informazione, mi dispiace veramente per il comune di Cori. Anche lì tanta storia, cioè è un problema del sindaco. Quello diventa un problema del sindaco. Immaginate se il questore di Roma scrive su Facebook: ma sì, sto programma. No, vi do l'idea. Immaginate se il questore di Roma si alza la mattina e scrive su Facebook: ma sì, risponde a qualcuno, ma sì, guarda il sto programma, eccetera. Questi parenti. Cioè, immaginate se il questore di Roma, un altro questore, comandante provinciale dei carabinieri, comandante di Roma, il prefetto. Si mette a schierare, cioè, è un fatto grave, insomma. È un problema però del sindaco, risolva il suo problema. Per quanto riguarda la signora, vedremo che dirà la polizia postale, il comandante della polizia municipale. Allora, la puntata di questa sera, e guardate, tutto è stato casuale, tutto è stato casuale questa settimana, tutto è stato casuale, perché la puntata sul bravissimo Valerio Catoia l'avevamo già decisa 25 giorni fa, in questa data che è il 2 giugno proprio è la festa della liberazione, quindi è stato molto casuale. Guardate che la polizia postale è terribile, lo dico a tutti, stasera ne parleremo, cioè vi ritrova, li trova tutti, con i mezzi che ha, li trova tutti. Poi quando vengono indagati, già ci sono risultati concreti, 2 indagati per le minacce e le offese a Catoia, 6 indagati per la vicenda di Clemente Pistilli, gli articoli per quanto riguarda Repubblica, altri 3 indagati per un'altra vicenda che riguarda i giornalisti. Scrivete, offendete, parenti, amanti, film, musiche, Sanremo, il Festival di Venezia, Cannes, fate tutto. Però sappiate che andate incontro a delle conseguenze che sono quelle che sentirete magari dopo la pubblicità. Se restate in ascolto sentirete quali sono le conseguenze, anche se affrontiamo dei temi che non sono inerenti all'inchiesta di Sabaudia. Era doveroso dare l'aggiornamento sui carabinieri, doveroso e corretto, perché si fa corretta informazione dicendo che il giudice ha detto no, il giudice del Tribunale di Latina, Cario, ha detto no alla proroga delle indagini che riguardano quei carabinieri chiamati in causa dal collaboratore di giustizia Maurizio Zuppardo, ma era doveroso anche rispondere a questa vicenda di Sabaudia. Credetemi, sono rimasto estremamente, non me l'aspettavo, sorpreso, come se avessimo toccato dei fili elettrici. Sono rimasto davvero molto molto sorpreso, non me l'aspettavo. Ho fatto dei 5-6 messaggi, c'è una valanga, ci voleva una puntata per analizzarli, cioè
solo la polizia di Stato, la polizia postale ha tutto il tempo per leggerli tutti e analizzarli. Noi farli vedere veramente ci vogliono 2 ore. Però sono rimasto davvero molto molto sorpreso. Non lo so perché, però sono sorpreso. E non abbiamo detto niente, abbiamo solo detto ma perché questi nomi li troviamo qua? Perché quei nomi li troviamo qua? Perché quell'altro nome si incrocia con quell'altro personaggio? Perché quel gruppo di imprenditori sono stati controllati, anzi no? Cioè questo, ci siamo chiesti solo questo, sta nelle carte. Sta nelle carte, questo ci siamo chiesti. Così, dei dubbi, delle perplessità, solo questo ci siamo chiesti. Poi veniamo a sapere in settimana che addirittura l'arresto della Gervasi si sapeva mesi prima, ma dai, è un film, davvero? Cioè, non lo so, tra un po' lo famo in diretta, cioè ci chiamano in diretta, mettiamo la telecamera, non lo so, cioè... Mi sembrano delle cose un po' da approfondire, insomma, resto perplesso, tutto lì. Bene, dopo questo, adesso è arrivato Valerio Catoia, sono arrivati i nostri ospiti, guardate il documentario, il film su Valerio Catoia che è bellissimo, credetemi è molto bello, lo devono vedere i ragazzi, le famiglie, le mamme, i papà, lo devono vedere, il coraggio straordinario di questo ragazzo e poi le offese, anche a lui. C'è offese col web, cioè guardate una cosa brutta brutta, noi succede tutti i giorni, siamo forse un po' abituati, non tanto, però diciamo quando arrivano cose un po' strane noi le segnaliamo alla polizia postale, perché è giusto segnalare la polizia postale che poi deve indagare, come quella del comandante della polizia municipale di Cori, che è incredibile, è una cosa veramente incredibile. E quindi diamo la linea alla pubblicità, è arrivato Valerio, sono arrivati i nostri 2 ospiti, dialogheremo con il pubblico, vi faremo vedere il documentario, insomma una bella puntata. Dopo questa apertura in cui abbiamo dovuto chiarire, raccontare gli aggiornamenti sull'inchiesta, adesso insomma respiriamo, no? Polizia, Garante, Catoia, insomma respiriamo quest'aria molto molto bella e soprattutto vediamo il film, il documentario all'interno di Monitor che riguarda proprio Valerio. Vi prometto però che ci saranno novità anche la settimana prossima, vi aggiornerò, torneremo sulla vicenda delle inchieste. Pubblicità, torniamo subito. Centro di produzione televisiva e cinematografica Gruppo Sciscione, in via Giacomo Peroni 130 a Roma, zona Tecnopolo Tiburtino, uscita 13 o 14 del Grande Raccordo Anulare. 5 teatri di diversa metratura, da 100 metri quadri a 1000 metri quadri, con un'altezza massima di 9 metri. Ognuno con un parco luci completo e di ultima generazione. 3 regie Full HD con possibilità di 4K, 8 postazioni di montaggio, sala audio insonorizzata per voice over o doppiaggi, 8 tra camerini e sale trucco, ampio parcheggio per la sosta di mezzi di produzione cinematografica e televisiva, free wifi, possibilità di utilizzo uffici durante la produzione, servizio di receptionist, talent show, reality, talk show, film e serie TV. Centro di produzione televisiva e cinematografica Gruppo Sciscione. Professionalità, grandi spazi, innovazione, comodità e cortesia a tua disposizione. Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Anallergici, sfoderabili e lavabili. Non ci si crede! Agla, ma che stai a dormire? Svegliati che devo lavorare! C'era un sogno che era Roma. Sarà realizzato. Vivi un giorno da antico romano. Scopri Roma World, il nuovo parco a tema di Cinecittà World. Roma World, che la
storia abbia inizio. Alla Resi, come facciamo materassi su misura in soli 30 minuti? Siamo in via Tiburtina, tutto attaccato. Wellness Suite Affondi è un centro specializzato in rimodellamento fisico naturale senza l'utilizzo di tecnologie invasive. Il tempio della bellezza e del benessere a 360 gradi, con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali e area relax con tisaneria. Wellness Suite, centro di estetica clinica integrata. Affondi, in via Luigi Punzi 50. Nasce la prima Medical Spa della provincia di Latina. Centro di medicina, estetica e performance. Wellness Medical Center. Score Servizi, ristrutturazione completa del vostro bagno, personalizzata e curata da artigiani. Trasformazione della vasca in doccia per disabili e non. Vasca con sportello adatta a chi ha problemi motori e ai disabili. A tutti coloro che sottoscrivono un impegno con noi, solo per questo mese in omaggio, un produttore di acqua pura da bere da sotto lavello. Chiama per informazioni il 328 68 47 883. Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Li avvolgiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina. Così andiamo anche a risparmiare sui soldi del trasporto. Bravo! Grazie! Voi venite quando volete, noi intanto ci alleniamo! Op, 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 op! Un panorama fantastico per una serata magica. Questo Priezze Ciccariello, così fresco e frizzante, è il compagno ideale per iniziare nel modo giusto. Una serata da sogno. Preferisci il rosso? Sì, purché sia il Saracino Ciccariello. Ottima scelta. Vini Ciccariello, gocce di gusto inimitabili. Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Non ci credi? Neanche io. Bravo. Grazie. Scarica la nuova applicazione di Lazio TV sul tuo smartphone Apple o Android. Seguici in diretta da tutto il mondo. Scarica adesso l'app di Lazio TV. È gratuita e lo sarà sempre. Inizia con un click. Tutti ora dobbiamo ripartire. Noi ci siamo, attraverso i nostri servizi e le nostre incredibili offerte pubblicitarie. Lazio TV, Gold TV e Roma Canale 71. La spinta giusta per ripartire. Per qualsiasi informazione, chiama i nostri numeri. Allora, ben tornati in studio. Partiamo subito facendo vedere ovviamente il protagonista, l'ospite principale di questa storia, di questa vicenda, che è ovviamente Valerio Catoia, che è a fianco a lui. Applauso per Valerio. Grande Valerio, grazie, grazie per essere stato, per essere con noi stasera. La tua storia è d'esempio. E insieme a lui c'è la Polizia di Stato, grazie al vice ispettore Floriano Svolacchia, grazie ovviamente per essere con noi. E qua alla mia destra la dottoressa Monica Sansoni, l'avvocato Monica Sansoni, che è garante per l'infanzia della Regione Lazio. Grazie ovviamente anche grazie a voi. All'avvocato grazie. Sansoni. Abbiamo anche non il rappresentante avvocato, degli studenti, poi sentiremo e dialogheremo con lui per quanto riguarda la consulta degli studenti, una puntata che noi avevamo già deciso da tempo di realizzare proprio in una giornata festiva come questa, che è il 2 di giugno. La storia di Valerio è una storia incredibile che abbiamo raccontato e che si continua a raccontare, perché viene presa ad esempio un ragazzo straordinario che salva una bambina che stava per annegare a Sabaudia. Quindi torniamo a parlare di Sabaudia, guardate le belle storie, vedi, poi si collegano insomma.
Questa storia prende ovviamente, viene diffusa e giustamente Valerio viene preso ad esempio. La sua storia colpisce in modo positivo, ma poi ovviamente dopo quelli che sono stati i riconoscimenti, ma soprattutto i grazie, la gratitudine anche delle istituzioni rimaste colpite dal suo gesto, come il presidente, come il sottosegretario all'epoca del Ministero dello Sport, il presidente della Repubblica, lo stesso capo della Polizia di Stato, viene addirittura attaccato sul web, viene attaccato in modo assurdo. La postale va avanti con l'indagine e pensate che gli attacchi a Valerio, quando dico i pericoli connessi all'utilizzo del web, arrivano da due adulti, da due persone sulla cinquantina d'anni, indagati, sono a processo. Stiamo a livello, cioè prima vi ho fatto vedere un capo della polizia locale che dice che Falcone si ribalta nella tomba, il capo della polizia locale di Cori, no? Poi sentiamo queste cose su Valerio, insomma, l'approfondimento lo dobbiamo fare, bisogna far capire alla gente, insomma, che il web è bello, ha tante cose, ma insomma, dietro l'utilizzo del web a volte si celano ovviamente enormi e straordinari pericoli. E durante questa puntata vedremo anche il docufilm della Polizia di Stato e dell'Istituto Cinematografico Rossellini, realizzato proprio sulla storia di Valerio. Allora, io ho qualche domanda, ma so che ovviamente sono poche domande, poi lo vedrete nel documentario, però per rompere il ghiaccio con Valerio, che ringrazio, c'è anche il papà, accompagnato da Giovanni Catoia, il papà Valerio. Devo dire una cosa, in tutta questa storia, ecco perché è una puntata che devono vedere non solo gli studenti, i ragazzi, i ragazzini, le famiglie. Un grande ruolo c'ha la famiglia, perché Valerio ha dietro una grande famiglia, dei genitori importanti. E la famiglia, come io sostengo da sempre, è il fulcro, la base, il cemento vero è proprio quello della famiglia. Allora, torniamo al 2017, a Sabaudia, Valerio. Insomma, tu eri al mare con la tua famiglia, per raccontare quello che hai fatto e quello che è successo, e a un certo punto sei a mare con mamma, papà, eccetera, a un certo punto che succede, Valerio? Tu vedi questa bambina? Sì, sì. Che succede, Valerio? Dici, tu vedi, stai facendo il bagno? Sì, sì. Io ero in acqua con papà e con Gaia. Ho sentito la bambina e chiedeva aiuto. E l'ho raggiunta, l'ho presa per la testa e l'ho trascinata verso riva. E gli hai salvato la vita. Noi ricordiamo, insomma, che nel 2017 gli hai salvato la vita. Non hai avuto paura, non hai avuto paura per nulla, Valerio. No, io non ho avuto paura. L'hai presa e l'hai trascinata a riva salvandogli la vita. Insomma, dopo quella cosa, Valerio, dopo quel salvataggio, la notizia si è diffusa, lo dico ai nostri telespettatori, che le notizie si diffondono, proprio nell'era del web corrono velocemente, e a quel punto hai ricevuto tanti riconoscimenti, no? Il più importante, secondo te, qual è stato? Perché ne hai ricevuti tanti, insomma. Il presidente è Mattarella. Della Repubblica, che salutiamo, inviamo, eccolo qua, guardate che bella questa foto con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mandiamo un saluto anche al nostro presidente e in virtù e a maggior ragione oggi che è il 2 giugno, un saluto a chi ci sta vedendo dal Quirinale, al presidente Mattarella. Ti ha nominato alfiere della Repubblica. Sì, ti ha nominato alfiere della Repubblica il presidente. Lo voglio ricordare ai telespettatori, il nostro presidente della Repubblica lo ha nominato alfiere della Repubblica. Insomma, c'è stato anche il vice ministro dello sport, eccetera. Poi è successo, dopo tutti questi riconoscimenti, questa bella storia, tu che sei un ragazzo straordinario, sei atleta paraolimpico, fai tantissime cose, sono successe però, ci sono stati dei momenti spiacevoli, Valerio, o no? Sì, sì. Successo qualcosa non di bello.
Lo vogliamo ricordare? Lo possiamo ricordare? O lo ricordo io, lo vuoi ricordare te, in qualcuno che ha scritto qualcosa su internet, qualcosa, eh? Mi hanno preso in giro e su Facebook. Ti hanno preso in giro perché tu hai compiuto quel gesto e per i riconoscimenti che stavi avendo. Una cosa bruttissima. Come hai reagito, Valerio? A chi ti offendeva? Perché le offese sono brutte, le abbiamo anche lette. Come hai reagito? Io e papà abbiamo denunciati. Denunciati quindi alla polizia postale. Avete fatto benissimo, sì, sì. Benissimo. E tra l'altro voglio dire ai nostri telespettatori, le indagini della polizia postale, molto oculate, hanno portato a identificare questi signori. Sono due adulti, adesso andranno a processo. Sono due adulti, cioè vi rendete conto? Due adulti, persone di 50, oltre 50 anni, che hanno offeso e denigrato Valerio Catoia per il suo gesto, per quello che aveva fatto e comunque sia per questi riconoscimenti che il Presidente della Repubblica, eccetera, gli stavano arrivando. Due adulti, non due ragazzi di 13 anni della tastiera, due adulti. Vabbè, chiudo la parentesi. Non solo però il Presidente della Repubblica, Valerio, sei stato nominato anche, e lo vediamo dal tuo giubbotto, che è una cosa bellissima che ha fatto il capo della polizia, sei stato nominato poliziotto ad honorem, che è una bellissima cosa, o no? Sì, sì. Cioè tu adesso sei fai parte della Polizia di Stato. Per me è un grande onore, fa parte della... Bravo. Però la cosa bella di Valerio, è il tema della puntata di questa sera, che tu sei diventato testimonial, sei il testimonial della campagna per la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. Sei stato nominato testimonial, che è una cosa bellissima. Cioè il tuo esempio viene portato nelle scuole, all'attenzione generale, pubblicamente, affinché non si ripetano cose che hai subito te, e sei diventato testimonial, Valerio. Bella cosa, no? Sei contento? Sì, sì. È una cosa bellissima, insomma. Porti il tuo contributo per dare una mano a chi subisce, ovviamente, a chi subisce queste cose. Poi faremo qualche altra domanda, Valerio. Intanto voglio parlare subito, a proposito della Polizia di Stato, con il vice ispettore Floriano Svolacchia, vice ispettore della Polizia di Stato, si occupa di questa tematica. Beh, insomma, ispettore, purtroppo dobbiamo dire, anche nella nostra regione, l'avvocato Sansoni ne è testimone, negli ultimi tempi sono aumentati questi episodi, sono aumentate queste condotte. Purtroppo dobbiamo fare i conti con queste, o no? Purtroppo sì. Questo è un fenomeno che, come ha evidenziato lei, è un fenomeno trasversale, non appartiene ad una categoria ben determinata di persone o di ragazzi. Ovviamente i giovani sono quelli che sono più esposti, perché sono più... come dire, hanno più confidenza con questi nuovi mezzi di comunicazione, e quindi la Polizia di Stato e la Polizia Postale delle Comunicazioni ha deciso ormai da tanto tempo di iniziare una campagna per la lotta alla discriminazione in qualunque forma questa possa avvenire. I destinatari di questa campagna ovviamente sono in primo luogo i ragazzi, perché loro sono il nostro futuro, loro dovranno costruire una nuova società, quindi noi dobbiamo riuscire ad interagire con loro e spiegare quali sono i fenomeni a cui vanno incontro. Io dico sempre che il telefono, e credo che ormai ogni ragazzo, ogni adolescente abbia un telefono con sé, io lo paragono ad una sorta di filtro, perché spesso usando il telefono si perdono alcune informazioni relative all'utente con cui stiamo interloquendo, la gestualità, l'espressione del viso, spesso non ci fanno ben comprendere
la reazione, la vera reazione che il nostro interlocutore sta avendo in quel determinato istante. Quindi potremmo non percepire che le nostre parole stanno avendo un effetto indesiderato e quindi stanno addirittura andando oltre la nostra intenzione. Colpisce il fatto, ispettore, che chi ha denigrato Valerio Catoia siano due adulti, no, ispettore? Fino a un certo punto, come le ho detto, questo è un fenomeno trasversale, perché purtroppo dobbiamo partire da un presupposto. Spesso chi utilizza quello strumento ha una sorta di, come dire, percezione di immunità, perché pensa che non potrà essere mai individuato. Complice il fatto che si sta utilizzando una piattaforma che non opera in Italia, ma con la quale comunque poi la Polizia di Stato, qualsiasi forza dell'ordine, deve comunque interfacciarsi per acquisire della documentazione. Quindi questo forse agevola il fatto, questo sentimento di impunità, e a volte chi si lascia andare ha una certa età, quindi non solo questo fenomeno non appartiene solo esclusivamente ai ragazzi. Avvocato Sansoni, che lo ricordo, l'avvocato Monica Sansoni è garante per l'infanzia della Regione Lazio. Come dicevamo, sono aumentati, no, avvocato, questi casi, insomma, cioè voi state a diretto contatto e ve ne occupate, insomma, avete, diciamo, un quadro aggiornato e completo della situazione. Sì, innanzitutto buonasera. E in ordine a una precisazione, non sono avvocato. Lo dico perché non voglio offendere la categoria, quindi anche per un ordine di correttezza, però la ringrazio. Non vorrei creare un altro disordine. Quindi no. Intanto grazie per l'invito. Noi lavoriamo quotidianamente, purtroppo, rispetto a segnalazioni, acquisizione di situazioni di criticità su questo fenomeno. È una fenomenologia, come diceva l'ispettore, trasversale e che viene purtroppo come condotta messa in atto su più fronti. Quindi abbiamo sicuramente il fronte che ci riguarda, per quanto riguarda il garante infanzia e adolescenza, sono i minori. E dalle nostre osservazioni notiamo che l'età, la fascia d'età dei nostri ragazzi diminuisce sempre di più nell'utilizzo nel non consapevole utilizzo del web, quindi del dispositivo telefonico, del PC, del tablet, e dell'abuso, perché purtroppo si tratta di questo, quindi di un abuso dell'utilizzo del social network. E attraverso queste condotte noi purtroppo rileviamo diverse devianze, perché poi alla fine è questo che emerge. Una devianza proprio di comportamento, probabilmente, riallacciandomi poi all'ispettore, passa il messaggio dell'anonimato, e attraverso questo messaggio i ragazzi si lasciano purtroppo ad agire in maniera non lecita. Ultimamente quello che ci preoccupa di più è notare che attraverso il social partono campagne dell'odio verso altri minori, quindi come è accaduto a Valerio. E infatti abbiamo avuto modo di approfondire anche questo caso che è successo a Valerio. Quindi campagne dell'odio che, attraverso questo tam-tam mediatico, che comunque riconduce a parole ostili, a diffamazioni, perché poi di questo si tratta. I ragazzi forse a volte non si rendono conto proprio di commettere un reato, cioè stanno commettendo proprio un vero e proprio reato, fino ad arrivare all'affrontarsi di persona. Noi stiamo avendo dei casi in cui i ragazzi vengono poi attaccati per strada, nelle piazze, e vengono filmati. Che è un'altra cosa assurda. Esatto. No? Il cyberbashing, no? Il fenomeno del cyberbashing, che è quello del filmare l'azione di aggressione, di percosse, di schiaffi, e poi pubblicarlo subito in seduta stante su Instagram, soprattutto, che è la piattaforma e il social network più utilizzato dai nostri giovani.
E abbiamo avuto nel giro di poche settimane diversi casi che sono all'attenzione della questura di Latina. E per quanto riguarda la sua esperienza, è peggiorata la situazione negli ultimi tempi, onestamente? Notevolmente. Perché, secondo lei? Allora, senza demonizzare un po' troppo, diciamo, certo, il periodo del Covid, insomma, sicuramente il Covid ha potenziato l'utilizzo, perché i nostri giovani erano continuamente davanti a un dispositivo elettronico, quindi computer e eccetera. Io noto che c'è un venir meno, almeno dalla mia esperienza, e anche dalle, come dire, dalle ricerche che noi come struttura del Garante Infanzia stiamo portando avanti, sia a livello sociologico, anche a livello criminologico, perché abbiamo proprio un'equipe che studia insieme a me questi fenomeni, notiamo un inaridirsi dei rapporti interpersonali. Cioè, i ragazzi stanno potenziando sempre più la relazione attraverso il dispositivo elettronico, attraverso il social. Avendo sempre più difficoltà invece ad avere rapporti interpersonali proprio fisici di persona. Abbiamo ragazzi che riescono ad intraprendere anche relazioni affettive nel social, ma non riescono poi a trasferirle socialmente. Dal vivo. Esatto. Cioè, e questo è quello che preoccupa maggiormente. È molto interessante quello che dice, soprattutto perché riguarda giovani, un'età, quella degli adolescenti, dove per esempio i rapporti interpersonali sono la base. No? Immaginate un ragazzo e una ragazza, il primo amore, il primo approccio, ma insomma lo puoi fare col telefono. No, serve ovviamente un contatto diretto, serve ovviamente un rapporto vero e proprio, confrontarsi da questo punto di vista. Lei ha detto che è peggiorata ultimamente. Il Covid ci ha messo del suo, no? Certo, e quello che ci preoccupa anche è la scarsa conoscenza da parte delle famiglie proprio dell'utilizzo che ne fanno Mi i ragazzi. Mi ha anticipato la domanda, infatti, volevo chiedere proprio questo. Si riallacciava a questo. Il rapporto con la famiglia. Spesso i casi che ci giungono all'attenzione, che poi immancabilmente io come istituzione devo riferire alle autorità competenti, perché abbiamo anche questo aspetto, a volte le famiglie fanno fatica a denunciare, no? C'è chi magari lo fa con più gettito, ma altri hanno paura per una serie di cose. Venendo alla mia attenzione, io comunque lo porto a conoscenza dell'autorità. Notiamo che c'è proprio scarsa comunicazione tra i giovani e la famiglia, e dall'altro canto la famiglia che conosce proprio il territorio del web e conosce poco i rischi che ne conseguono. Quindi bisognerà puntare tantissimo, lo stiamo già facendo. Ieri abbiamo chiuso il nostro anno scolastico, così come l'abbiamo denominato, proprio con la polizia postale della sezione di Latina. Siamo stati al Vittorio Veneto, che è stato l'ultimo istituto, non per ultimo, ma proprio ultimo del calendario, perché abbiamo lavorato da settembre 2021 fino a ieri nelle scuole, e il nostro obiettivo, la nostra mission è ripartire a settembre, ma proprio dalle famiglie. Lo hanno già chiesto molte scuole della nostra provincia, e noi lo faremo sicuramente, proprio perché in uno degli istituti ultimi in cui siamo andati abbiamo visto proprio che i genitori spesso rimangono veramente perplessi da quello che ascoltano. Secondo lei sottovalutano? Le famiglie a volte sottovalutano, succede, prese magari dai loro impegni, dalla frenesia quotidiana di una vita molto frenetica. Possono sottovalutare e non accorgersi dei comportamenti? È così? Sottovalutano, perché purtroppo molto spesso non conoscono proprio le piattaforme frequentate dai figli. Ah, ecco, importante questa cosa è importante. E anche i social. Allora, il magari social non conoscono Facebook, per fare un esempio, oppure qualche altro. Allora, i ragazzi Facebook lo trovano antico ormai. Antico, ormai sono avanti. Pensano che lo usiamo noi vecchi, insomma, per dircela tutta. Insomma, lo usiamo noi adulti, e quindi sono un po' fuggiti dalla piattaforma di Facebook. Usano più Instagram, Twitch ed altri che potrei citare ancora, Telegram, eccetera. E, proprio in un'ultima casistica che abbiamo trattato purtroppo da vicino, dico purtroppo perché è stato un caso molto doloroso, di due ragazzi che avevano creato un gruppo Telegram, ragazzi infrasedicenni, quindi parliamo comunque di un'età piccola, perché
è vero che siamo ormai nell'età dell'imputabilità, quello che vogliamo, però 15-16 anni sono veramente ragazzi che ci rendiamo conto che fanno un salto nel buio tante volte, in questo web, nell'oscuro del web, nel lato oscuro. Ecco, questi ragazzi hanno avuto delle denunce pesanti perché avevano inserito all'interno di un gruppo creato da loro tantissimi minori, anche di bassissima età, proprio infanzia, e proiettavano, pubblicavano delle immagini molto forti. Nell'udienza che li ha visti coinvolti al Tribunale dei minorenni si è deciso, insomma i giudici coinvolti eccetera nell'udienza hanno deciso di metterli in casa famiglia, quindi toglierli alle famiglie. Ecco, questo ci fa riflettere, no? Certo. Famiglie che come noi fino a giorni prima non conoscono questo aspetto e poi attraverso l'approfondimento, l'analisi e un'indagine ci rendiamo conto che viene fuori poi veramente un mondo sconosciuto. Diventa un po' la terra di nessuno, come la definiamo spesso. Ha detto spesso cose importanti, soprattutto per chi ci sta ascoltando, per i ragazzi sicuramente, ma soprattutto per le famiglie. Io punto molto su questo pubblico medio-alto, no? Le famiglie, i papà, i genitori. Insomma, la Sansoni ha detto delle cose importanti. Adesso chiedo anche il supporto all'ispettore Svolacchia, perché dice a volte i genitori non si rendono nemmeno conto, non sanno le piattaforme che vengono utilizzate dai propri figli. Questo presuppone anche una sorta di aggiornamento, insomma anche i genitori, ormai questo è qualcosa di allucinante a tutti i livelli e può fare tutto questo, con questo si può fare davvero di tutto. Però sorprende un po', insomma, questa cosa, ecco perché ci vuole una grande attenzione da parte delle famiglie. Ispettore, è così, cioè le famiglie, come diceva la Sansoni, ricoprono questo ruolo che è un ruolo fondamentale secondo me, o no? Guardi, sono assolutamente d'accordo. La dottoressa Sansoni ha sottolineato un aspetto che non deve essere assolutamente sottovalutato, cioè quella, potremmo dire, incapacità di comprendere un mondo che va particolarmente veloce, che appartiene ai giovani. La famiglia, a volte, i genitori, a volte tendono quasi ad estraniarsi perché non hanno la capacità di interazione con i figli, di riuscire a comprendere, per riuscire a comprendere quale, in che modo viaggia questo mondo, in che modo interagiscono con gli altri ragazzi. La pandemia, la dottoressa lo ha sottolineato, ha un po' accentuato questo aspetto, ma i nostri ragazzi, come dicevo prima, sono nati con il telefono in mano, hanno sì, capacità che noi abbiamo dovuto apprendere, loro invece sembra quasi che abbiano queste doti innate, loro il telefono, come ha sottolineato lei, fanno praticamente di tutto, la nostra vita è all'interno di uno smartphone ormai. Prima c'era la distinzione dell'online, adesso invece si dice on life, cioè la nostra vita è perennemente su internet, non c'è più una distinzione tra vita reale e vita su internet, perché la nostra vita su internet non è altro che un'estensione della nostra personalità al di fuori del mondo reale. Siamo noi in un altro modo, cioè quello dei social network, quello di Facebook piuttosto che Instagram. La dottoressa ha sottolineato che ormai Facebook è per loro è diventato il passato per molti ragazzi. È diventato il passato perché ci sono piattaforme che offrono metodi di comunicazione molto più veloci, molto più concreti. Loro hanno questo modo di comunicare particolarmente veloce, sono diretti nei contatti e a volte tralasciano l'aspetto della socialità, cioè noi la chiamiamo capacità di contatto, cioè la capacità di interagire di persona. Oggi questa socialità, questo modo di esprimere la propria personalità a volte si perde perché si cerca il contatto diretto, cioè si arriva immediatamente al punto senza godersi l'aspetto dello stare insieme. E i ragazzi questo ci possono insegnare tanto nell'utilizzo dello smartphone. Ormai nello smartphone, come lei stesso ha detto, c'è la nostra vita e loro questo lo sanno benissimo. Quindi
le famiglie dovrebbero fare un corso di aggiornamento, secondo me i genitori dovrebbero essere molto d'accordo. Più vicini. Mai un genitore, il parallelismo viene, sembra banale, ma viene semplice, cioè mai un genitore permetterebbe ad un figlio minore di mettersi alla guida di una vettura senza conoscere le regole della strada. Certo. Allo stesso, perché non ne conosce i pericoli, non sa i pericoli a cui va incontro e non sa quali pericoli possa cagionare agli altri. E la stessa cosa dovrebbe essere in qualche modo percepita dai genitori anche con internet. Oggi i social network danno grandi possibilità di espressione del proprio pensiero, una grande forma di libertà di espressione del pensiero, ma questa libertà deve essere in qualche modo guidata, cioè ci sono dei limiti che nessuno può sorpassare, come nel caso di Valerio. Alcuni limiti non possono essere sorpassati perché si perde la capacità di comunicare, cioè quello a volte come viene detta una cosa, come viene espressa, prende il sopravvento sul concetto stesso, perché si esprime in maniera non conforme ad alcune regole. E quindi, oltre al messaggio che nel caso di specie era particolarmente violento, si aggiunge la forma di espressione che aggrava questa situazione. Quindi bisogna sapere indicare ai ragazzi come interagire con gli altri, in quale forma e quali sono i limiti a cui in qualche modo bisogna attenersi. Come avete sentito, una trasmissione di pubblica utilità. Stiamo facendo una trasmissione di pubblica utilità partendo dalla storia di Valerio Catoia. Adesso io do la pubblicità. Restate con noi, mi rivolgo soprattutto alle mamme, ai ragazzi, alle famiglie, ai mamme e ai papà, perché guardate, sia l'ispettore Svolacchia, sia la dottoressa Sansoni, il garante, stanno dicendo delle cose importanti, fondamentali, che riguardano i ragazzi, i ragazzini, ma anche gli adulti e soprattutto le famiglie. Cose fondamentali, fondamentali, perché in effetti, diceva l'ispettore, nessuno darebbe la macchina ad un minorenne per guidarla. No? È la stessa cosa quando si usa e come si usa il web. O come diceva ovviamente la dottoressa Sansoni, ci sono alcune famiglie che non conoscono nemmeno le piattaforme che i propri figli frequentano e che utilizzano. Cose importanti e cose molto molto importanti. Pubblicità, perché poi dopo il documentario parleremo anche delle cose, dei pericoli, perché insomma col web c'è anche la violenza. Ragazzi, guardate che non si scherza, c'è anche la violenza, oltre a quelle che possono essere. La violenza verbale, guardate, terribile, ma c'è anche altro, ne parleremo dopo. Però do la linea pubblicità, ritorniamo, battuta con Valerio, perché lanciamo il film sul Valerio, che vedrete integralmente qui a monitor, quindi non cambiate canale. Anzi, a proposito dei canali, li dovrete cambiare, Pilò, aiutami con la grafica, perché come sapete c'è lo switch off, quindi cambieranno i canali delle nostre televisioni, perché c'è lo spegnimento per ogni provincia e vengono riassegnati nuovi numeri. Allora, se mi fai vedere, allora, e questo è il calendario dello switch che riguarda il Lazio. Allora, il 6 giugno, lunedì, lo dico ai nostri telespettatori di Viterbo, Viterbo e provincia, ci sarà lo switch off, che vuol dire che a Viterbo e provincia il 6 giugno dovranno la mattina risintonizzare i televisori per vedere i canali con gli altri numeri, poi vi farò vedere quali saranno i nostri numeri. Il 13 e 14 giugno toccherà a Rieti e la provincia di Rieti. Il 14 e il 16 giugno riguarderà anche Frosinone e la provincia di Frosinone. Il 14, il 16, ma qui un giorno in più, anche il 17 giugno riguarderà Roma, la nostra capitale, e la provincia. E il 16 e il 17 giugno riguarderà anche Latina e provincia. In quei giorni, in quelle mattine, dovrete risintonizzare il vostro televisore, farlo più volte, perché cambiano i numeri. Lazio TV avrà un altro numero, Gold avrà un altro numero, gli altri due canali avranno un altro numero. Per informazioni, per chi avrà problemi, se avrete problemi, c'è il nostro centralino a disposizione di tutti i telespettatori, lo 0773 76 33 18. Se Gianluca mi dà l'ok, il nostro promo che vi ricorda, ma adesso ovviamente ve lo ricorderemo molto di più a tutte le ore, tutti i giorni, da domani in poi, ci ricorda i nuovi numeri delle nostre emittenti. Vai!
Ricordatevi di fare la nuova sintonia dei canali sul vostro televisore. Gold TV passa dal canale 17 al canale 11. Lazio TV passa dal canale 12 al canale 13. Roma TV prenderà il canale 82. Teleregione Lazio prenderà il canale 118. E quello è il calendario dello switch off. Poi avremo modo di ricordarlo nel corso di tutte le trasmissioni monitor e le altre trasmissioni del nostro gruppo, nei telegiornali. Però fate attenzione, c'è anche un numero di telefono. Quelle sono le date, cambieranno i numeri, quindi i numeri verranno riassegnati, si dovrà risintonizzare il televisore o in qualche caso chi ha il decoder, il decoder. Pubblicità, torniamo con Valerio, quindi Valerio poi bisogna fare sintonizzazione, bisogna risintonizzare i televisori, mi raccomando. Okay. Torniamo con Valerio e poi è subito il docufilm, tutto da vedere, pubblicità. Centro di produzione televisiva e cinematografica Gruppo Sciscione, in via Giacomo Peroni 130 a Roma, zona Tecnopolo Tiburtino, uscita 13 o 14 del Grande Raccordo Anulare. Cinque teatri di diversa metratura, da 100 metri quadri a 1000 metri quadri, con un'altezza massima di 9 metri. Ognuno con un parco luci completo e di ultima generazione. Tre regie Full HD con possibilità di 4K, 8 postazioni di montaggio, sala audio insonorizzata per voice over o doppiaggi, 8 tra camerini e sale trucco, ampio parcheggio per la sosta di mezzi di produzione cinematografica e televisiva, free wifi, possibilità di utilizzo uffici durante la produzione, servizio di receptionist, talent show, reality, talk show, film e serie TV. Centro di produzione televisiva e cinematografica Gruppo Sciscione. Professionalità, grandi spazi, innovazione, comodità e cortesia a tua disposizione. Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Anallergici, sfoderabili e lavabili. Non ci si crede! Agla, ma che stai a dormire? Svegliate che devo lavorare! C'era un sogno che era Roma. Sarà realizzato. Vivi un giorno da antico romano. Scopri Roma World, il nuovo parco a tema di Cinecittà World. Roma World, che la storia abbia inizio. Penny Lift, eleviamo i tuoi sogni. Vendita ed assistenza montascale a poltroncina di ultima generazione. Per scale dritte e curve, montascale a piattaforma, linea mini ascensori domestici. Chiama il numero in sovraimpressione, riceverai in breve tempo la visita di un nostro consulente che ti consiglierà la soluzione migliore e più conveniente per il tuo ambiente. Penny Lift, eleviamo i tuoi sogni. In via Bernardino Alimena, numero 60, zona Romanina, ci siamo noi. 42, 66, 52, 88, numeri all'otto? No, sono taglie! E che pensavate, solo donna? No, grandi taglie, anche per uomo! Venite a toccare con mano. Ipermoda! Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti, perché i lavori non vanno fatti di fretta. Bravo! Grazie!
un panorama fantastico per una serata magica. Questo Priezze Ciccariello, così fresco e frizzante. È il compagno ideale per iniziare nel modo giusto. Una serata da sogno. Preferisci il rosso? Sì, purché sia il Saracino Ciccariello. Ottima scelta. Vini Ciccariello, gocce di gusto inimitabili. Alla Resicom abbiamo un servizio di gommapiuma a taglio per imbottire i cuscini dei vecchi divani e farli diventare come nuovi. Non ci credi? Nemmeno io. Bravo. Grazie. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Li avvolgiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina. Così andiamo anche a risparmiare sui soldi del trasporto. Bravo! Grazie! Voi venite quando volete, noi intanto ci alleniamo! Op, 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 op! Scarica la nuova applicazione di Lazio TV sul tuo smartphone Apple o Android. Seguici in diretta da tutto il mondo. Scarica adesso l'app di Lazio TV. È gratuita e lo sarà sempre. Inizia con un click. Tutti ora dobbiamo ripartire. Noi ci siamo attraverso i nostri servizi e le nostre incredibili offerte pubblicitarie. Lazio TV, Gold TV e Roma Canale 71. La spinta giusta per ripartire. Per qualsiasi informazione chiama i nostri numeri. Allora torniamo in studio. Prima di lanciare questo docufilm molto bello, ripeto, documentario realizzato dalla Polizia di Stato e dall'Istituto Rossellini, parliamo dell'Istituto Cinematografico Rossellini, c'è il microfono, volevo fare una battuta con il papà, ovviamente acceso, sì, con il papà di Valerio, ovvero Giovanni Catoia, insomma. Giovanni, come avete vissuto, insomma, tutta questa vicenda, da quella che è stata una cosa splendida, no? Straordinaria, di vedere Valerio salvare una bambina nel mare di Sabaudi, a tutte le accuse, alle offese, a tutto quello che si è scatenato dopo, Giovanni? Buonasera, innanzitutto. E come l'abbiamo vissuto? L'abbiamo vissuto e la stiamo ancora vivendo, e l'abbiamo vissuto un po' traumaticamente, perché insomma tutto ci saremmo aspettato tranne che qualcosa del genere, ecco, da un'azione così bella, forse anche unica, insomma, ritrovarsi Valerio offeso in quel modo e anche minacciato di morte, quindi non è stato, per noi non è stato facile affrontarla. E abbiamo cercato di ovattare Valerio, quindi spiegandogli un po' quello che era successo, ma non insistendo più di tanto, però era giusto andare avanti per rispetto a Valerio Catoia, ma per rispetto ai tanti Valerio, quindi io sono sempre stato io, ma la mia famiglia, determinatissimo a denunciare alla polizia. Ed è stato fondamentale poi l'indagine della postale, no? È stata fondamentale l'indagine della polizia postale, sono stati bravissimi, in brevissimo tempo sono riusciti a rintracciare gli autori di queste offese, sì, sono stati fondamentali. E allora guardiamo questa bella storia, questo docufilm, come dicevo, realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con l'Istituto Rossellini. Non è un film intero, è un docufilm, ecco perché lo abbiamo inserito integralmente nella nostra trasmissione. Guardate, concentratevi, se siete a casa fatelo vedere anche ai vostri figli, ai vostri ragazzi. Guardate, partiamo, Gianluca.
il docufilm su Valerio Catoia. Eccolo. Questa nella foto sono io, mi chiamo Gaia e qua ero abbastanza piccola in realtà e stavo con il mio cane che mi piaceva tanto. Questi sono i miei genitori, lei è mia madre Emilia e sta sistemando la cucina, ha la fissazione di pulire sempre il lavandino. Mentre lui è mio padre, che ha l'abitudine di prendere sempre il caffè dopo pranzo. Questo è uno degli hobby di mio padre. Gli piace occuparsi degli acquari e dei discus, che sono i suoi pesci preferiti. E non è questa la stanza che vorrei farvi vedere. Questa è la stanza di Valerio. Quando lui sta fuori casa mi piace entrare qua dentro e curiosare tra le sue cose. È talmente preciso che lui la sera prima di andare a letto si sistema le pantofole in fila e a me piace entrare per passarci sopra e spostargliele e lui poi scende dal letto per sistemarle e rimetterle come stavano prima. Un'altra cosa che mi piace fare è origliare quello che si dice al telefono con la fidanzata. Infatti ogni volta questo lo fa arrabbiare e mi manda via dalla sua stanza. Adesso vi faccio vedere una cosa a cui lui tiene molto, infatti la tiene nascosta nel suo cassetto. Era una bella giornata di luglio, calda ma con un po' di venticello, e il cielo era molto azzurro. C'era giusto qualche nuvoletta sparsa. Poi però, quando le nuvole sono andate via, il sole splendeva molto più forte di prima. Io, mamma, papà e Valerio avevamo deciso di andare al mare e quindi, caricato tutto il necessario, ci siamo avviati in spiaggia di buon mattino. Nonostante fosse presto, la spiaggia era già affollata. Dopo aver camminato un po' per trovare un angolo libero per sistemarci, papà si è occupato come sempre di piantare l'ombrellone. Vicino a noi c'erano due bambini che facevano un castello di sabbia e un po' più avanti c'era una coppia di fidanzati che si spalmavano la crema facendosi dei selfie e lamentandosi della musica che ascoltava il ragazzo vicino a loro. Valerio invece si stava mettendo gli occhialini e dopo aver sistemato le sue cose davanti all'asciugamano mi ha invitata ad andare a fare un bagno con lui. Così abbiamo raggiunto la riva, divertendoci a lasciare le orme sulla sabbia e sorridendo nel notare che due ragazzi giocavano a frisbee ma non riuscivano a fare più di due passaggi di seguito. L'acqua era fresca ma il mare era molto mosso e le onde spesso si trasformavano in mini cavalloni. Così tra una nuotata e una risata passò diverso tempo. Me ne accorsi più che altro perché sentii un forte odore di fritto e vidi una famiglia intenta a consumare dei mega panini. L'atmosfera generale era gioiosa e confusionaria. Molti, non potendo fare il bagno per via delle onde, giocavano a pallone oppure correvano tra gli ombrelloni, gonfiavano i materassini e salvagenti vari. A un certo punto le onde iniziarono a diventare più alte e io stavo quasi per uscire a stendermi al sole quando abbiamo sentito delle grida. Due ragazzi un po' più a largo rispetto a noi stavano chiedendo aiuto. Una stava cercando di trascinarsi dietro l'altra e tornare a riva, ma un'onda le colpì e ne spinse una ancora più a largo separandole.
Valeria e papà iniziarono subito a nuotare nella loro direzione, ma nessun altro sembrava averle sentite. Dopo alcuni metri papà disse a Valeria di andare avanti da solo perché lui non si sentiva più in forze per contrastare le onde. Così, mentre una delle due ragazzine era ormai fuori pericolo, Valerio in poche bracciate raggiunse l'altra e, tenendole la testa sollevata, la accompagnò a riva, portandola quasi in braccio e soprattutto in salvo. Arrivati sulla sabbia, Valerio fu aiutato dai bagnini del lido vicino, che nel frattempo erano sopraggiunti, e si occuparono della ragazza. Allo stesso tempo i bagnanti e i vari ospiti della spiaggia iniziarono a curiosare e si avvicinarono per complimentarsi con Valerio. Poi, dopo più o meno una mezz'ora, ognuno tornò alle proprie attività e anche noi tornammo a giocare tra le onde. Pensai che mio fratello era davvero eccezionale. Prima però di spiegarvi perché Valerio ha questa medaglia, vorrei parlarvi un po' di lui. Valerio ama lo sport, infatti pratica nuoto sin da piccolo e adesso a livello agonistico. Valerio nuota da quando ha 3 anni, infatti era molto piccolo e inizialmente aveva un po' paura dell'acqua. Poi con il tempo ha iniziato ad avere un po' più confidenza e ad oggi si allena 4 volte a settimana, 2 ore per ogni allenamento e prepara molte gare. Infatti adesso si sta allenando per dei campionati italiani che svolgerà a settembre. Adesso Valerio non riesce più a stare senza l'acqua, è diventata la sua più grande passione. Ho iniziato a nuotare quando avevo 3 anni e pratico sestile e rana. Valerio fa anche molti chilometri in bicicletta insieme a mio padre e infatti lui certe volte nemmeno riesce a stargli dietro. Una volta mi ricordo che mio padre è tornato a casa con ginocchia e braccia sbucciate perché era caduto. E inoltre gli piace godersi il panorama di quando va in bici. Questa è una delle foto che gli ho fatto.
Valerio frequenta anche un gruppo scout con cui fa lunghe passeggiate. Io sono Elisa, un'amica di Valerio, e noi insieme facciamo parte del clan Onda Azzurra di questa parrocchia che si trova a Latina. Oggi stiamo facendo un'attività di montaggio tende. Vai Mirko. Mirko, prendi quello. A tre. Grande, Vale! Con Valerio sono ormai 12 anni che viviamo insieme tutte queste esperienze e abbiamo capito che essere scout non è solo far parte di una grande associazione, ma soprattutto un modo di vivere la vita di ogni giorno. Ho avuto la fortuna di seguire nel percorso scolastico Valerio per ben 4 anni. E è stata un'esperienza meravigliosa, ma fin dall'inizio. Ricordo ancora quando sono arrivata a scuola e mi sono state presentate le classi, io ho chiesto in particolare di Valerio alla referente e ricordo benissimo che la referente ha sorriso da qui a qui e ha detto: Valeria, il tuo studente si chiama come te, Valerio, ed è un ragazzo fantastico, speciale, dolcissimo. Valerio ha delle doti caratteriali speciali, è un ragazzo che è molto comunicativo e si predispone subito all'ascolto, al dialogo, contribuisce alla costruzione di un dialogo costruttivo, è presente e attento alle esigenze della persona che ha di fronte. Ad esempio, se mi capitava di tossire o di dire che non mi sentivo bene per un qualche motivo, Valerio prontamente mi dava la sua bottiglietta d'acqua e mi diceva: Valeria, bevi, così poi ti passa. Quindi è molto premuroso, ha molte attenzioni nei confronti sia dei compagni di classe, ma anche dei docenti, anche del personale che lavora nella scuola. È stato amato subito da tutti, non solo dai compagni di classe, della sua classe, ma anche delle altre classi. Ricordo che magari se io mi trovavo a lavorare in un'altra classe, lui veniva e in quel momento si interrompeva la lezione perché tutti volevano scherzare con Valerio, parlare con lui, anche perché Valerio ha il senso della battuta e ha i tempi della battuta. Quindi prende anche in giro, noi insegnanti venivamo spesso prese in giro perché se succedeva qualcosa, per esempio diceva: chi paga, paga Valeria, intendendo me o un'altra collega, oppure ci diceva: tu c'hai big money. E quindi riusciva anche a sdrammatizzare delle situazioni anche di tensione. Diciamo che più che insegnare io a lui, ha insegnato lui a me e anche a tante persone che hanno lavorato con me. Valerio è sempre stato molto popolare e ammirato per le sue prestazioni sportive. Quando gareggiava noi gli facevamo il tifo, aspettavamo, attendevamo con ansia il suo ritorno perché veniva a scuola con le medaglie. Noi i compagni soprattutto le volevano vedere e volevamo sapere esattamente come erano andate le gare di nuoto. E quindi era già popolare per noi, però poi ha raggiunto il clamore quando ha salvato la bambina che stava annegando a Sabaudia e allora lì è diventato popolare a livello nazionale. Ma la prima cosa che abbiamo pensato, tutti noi che lo conosciamo bene, è stata è normale, è un gesto normale, naturale da parte di Valerio, perché corrisponde proprio al suo carattere, al suo desiderio di aiutare la persona che è in difficoltà. Dopo questo evento ovviamente tutti i colleghi, molti ragazzi si sono voluti informare bene sul punto di spiaggia in cui di solito va Valerio d'estate per avere una sicurezza di salvataggio e persino quando venne l'ex ministra della pubblica istruzione Valeria Fedeli a visitare il nostro istituto disse a Valerio: d'ora in poi io verrò sempre a Sabaudia, così sono sicura che se succede qualcosa mi verrai a salvare, sono nelle mani giuste. Valerio ha anche delle grandi doti umane e come ci ricordava spesso la collega d'inglese, se hai delle preoccupazioni Valerio ti fa passare tutti i guai e ti fa tornare il buon umore. Valerio è un ragazzo molto romantico, infatti è sempre super tenero e gentile con la sua fidanzata. È sempre presente per lei, anche se alle volte è un po' geloso,
e insieme si divertono tantissimo. Cosa pensi tu? Cosa pensi su di me? Che sei molto bellissima. Amore. Amore mio. Ti piace stare qua, vedi? Sì, sì. Tanto, tanto. Il tuo sorriso è bellissimo, è il nostro cuore. Sì. E che batte. Il nostro cuore batte solo per noi. Vero questa cosa? Sì, sì, è vero. Mm-hmm. Qual è il mio giorno compleanno? 31 ottobre. Il 23 maggio è il mio. Sì. E compio i 22 anni. Io ne sono 9. Siamo tanti un po' vecchi. No, e siamo giovani ancora. Lo so. Non siamo vecchi. Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando piano, forse nemmeno una parola. Prego. Questa foto Valerio è molto piccolo, ma io ancora non c'ero quando lui era così, quindi ve lo lascio raccontare dai miei genitori. Guarda Gianni questa foto di Valerio quando era piccolo. Ti ricordi quando è nato? Sono passati già 21 anni, lui ha già 21 anni. Speravamo andasse tutto bene e invece purtroppo alla fine ci hanno detto che Valerio aveva un suo piccolo problemino. Alla sindrome di Down. Io all'inizio ero molto molto battuta. Sapevo già che sarebbe stato un percorso tutto in salita e quindi ero un po' spaventata. Tu? Ero spaventato anche io, quindi appunto non sapendo quale problematica avremmo incontrato. Però non mi sono mai perso d'animo, quindi ho iniziato subito a scoprire Valerio per aiutarlo nel suo percorso di vita. Abbiamo ricordi quanti medici abbiamo girato, quanti dottori abbiamo girato per farci consigliare, e ancora ricordo quel medico. Mi viene da ridere adesso, insomma, quel medico che ci disse che Valerio sarebbe stato un fiore destinato a non sbocciare mai. Alla fine, come vedi, Valerio è sbocciato ed è sbocciato anche bene, insomma, quindi più felice di così non potrei essere. Tutto è cominciato quando ho deciso di scrivere Valerio in piscina. Aveva 3 anni, era un bambino ipotonico e quindi andava aiutato. Così contattai questo istruttore di piscina e lui lo avviò al nuoto. All'inizio Valerio era molto pauroso, si manteneva aggrappato al muretto e non voleva nuotare da solo, anche se ha sempre avuto un ottimo rapporto con l'acqua e quindi io non lo dimenticavo nel bagnetto di casa. Finché un giorno prese coraggio, aveva 5 anni, e iniziò a nuotare. E poi ci venne proposto di fargli fare delle gare. E lì è cominciata un'altra grossa emozione.
vederlo gareggiare e in alcune circostanze anche vincere è stato davvero una grande emozione, insomma. Sì, mi ricordo ancora la prima gara di Avece ad Ostia. Lui gareggiò con tanti ragazzi come lui, anche molto, molto più grandi. Io non avevo mai visto una realtà del genere, quindi non avevo mai visto tanti ragazzi come Valerio, quindi nuotare così, così bene. E quindi fui preso dall'emozione, dalla grande emozione. Mi ricordo ancora quando mi misi dietro alla colonna e mi misi a piangere. Insomma, fu un'emozione molto forte, insomma, vissuta in piena gioventù. Ricordo quando uscivamo e lui si addormentava, facevamo delle brevi passeggiate in bicicletta, lui si addormentava mentre pedalavo, insomma, quindi mi toccava portarlo a casa con lui appoggiato, con la testa appoggiata sul braccio. Valerio comunque ha un buon carattere, sempre stato un bambino molto tranquillo, riuscito sempre a farsi voler bene da tutti, sia bambini sia adulti. Anche a scuola mai avuto un problema, anzi ricordo quella volta che Valerio fu premiato dalla maestra perché c'era un suo amichetto che non voleva entrare in classe e lui l'ha convinto a seguirlo. La sindrome di Down non è altro che un cromosoma in più che per tanti significa delle limitazioni, quindi ritardo mentale, ritardo motorio e tutto quanto, ma che diciamo, se trattato in una maniera adeguata, può trasformarsi in una ricchezza. Adesso che conoscete meglio Valerio vi spiego come ho ottenuto questa medaglia. Dopo un paio di giorni dal salvataggio non ci saremmo mai aspettati ciò che accadde. La notizia iniziò a girare da un articolo del Messaggero che ha spiegato il gesto di Valerio quel giorno. Un giorno i miei genitori iniziarono a ricevere tantissime telefonate. Io sentivo il telefono che squillava e mio padre che rispondeva. Pronto? Buonasera. Sì, sono il papà di Valerio. Pronto? Sì, buonasera. Sì, casa Catoia. Papà, al telefono. Chi è? Pronto? Buonasera. Sì, sono il papà di Valerio. In particolare mi ricordo una chiamata di un sabato mattina. Era molto presto e Mediaset chiamò per dirci che stavano venendo a casa ad intervistarci e poi si susseguirono molte altre chiamate importanti come quella del presidente del Comitato Italiano Paralimpico e il presidente del CONI Malagò e insomma Valerio era diventato una star. Ed ora vi raccontiamo una bella storia, salva una bimba di 10 anni che rischiava di annegare, è accaduto a Sabaudia sul litorale laziale, protagonista un ragazzo down, campione di nuoto che non si sente affatto un eroe. Vi ricordo che un giorno Valerio stava a scuola e si ritrovò la ministra della pubblica istruzione che voleva conoscerlo e voleva sapere bene quel che era successo. E poi Valerio iniziò a ricevere tantissimi messaggi e video in cui i campioni del nuoto si complimentavano con lui per quel che aveva fatto. Caro Valerio, qui abbiamo i campioni dello sport, ma ancora più importante essere campioni nella vita. E tu ne sei l'esempio. Ciao, un bacione. Valerio, ci vediamo presto. Valerio, ciao Valerio. Mi sa che abbiamo qualcosa in comune, ma o meglio, tu con loro, perché loro sono campioni dello sport e lo sei anche tu tutti i giorni, ma soprattutto siete campioni della vita. Perciò complimenti. Complimenti Valerio. Ciao Valerio. Ciao. Quando vuoi fare due vasche con loro, ci vai solo tu. Ma anche con certo. Lui. Ragazzi, un saluto a Valerio. Ciao Valerio. Ciao Valerio. Ciao Valerio. Siete bello di conoscere come un grande campione, ma soprattutto un campione nella vita, che abbiamo saputo che hai salvato la vita di una persona. Vogliamo anche ringraziare la tua famiglia che come squadra ti ha aiutato a diventare quello che sei oggi. Grazie. Bravo. Ciao Valerio, dovresti essere lì in mezzo anche te.
e niente, farti veramente i miei più grandi complimenti, perché io nella mia vita ho vinto tantissime medaglie, sicuramente tanti mondiali, europei, campionati italiani, però non ho mai salvato la vita a una persona, e sapere che appunto un ragazzo come te è riuscito a salvare nuotando questa persona, penso che si può chiamare veramente un eroe, quindi dobbiamo imparare da te. Valerio ricevette tantissimi inviti, ma l'incontro che lo ha emozionato di più è stato quello con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché gli ha consegnato un'importante medaglia e lo ha nominato alfiere della Repubblica. Valerio Catoia, giovane atleta paralimpico, Valerio ha dato prova di grande coraggio, non esitando a gettarsi in mare e salvando dalle onde una bambina di 10 anni che rischiava di annegare. Dopo il clamore del salvataggio pensavamo che la storia si fosse ormai conclusa, però purtroppo, come ogni cosa bella, c'è stato il risvolto della medaglia. Qualche mese dopo, infatti, una pagina Facebook di sostenitori delle forze dell'ordine decise di riproporre il gesto di Valerio come un esempio positivo e pubblicò un articolo su di lui corredato da una sua foto in costume. L'articolo fu notato da un gruppo Facebook che ne fece uno screenshot e lo pubblicò sul loro gruppo privato con lo scopo di deridere e prendere in giro Valerio per la sua disabilità. Farcelo sapere fu un amico di mio padre che riuscì a intercettare gli screenshot e i commenti e che lo chiamò subito per informarlo di cosa stava accadendo. A quel punto mio padre contattò il responsabile della pagina per convincerlo a smettere, ma venne offeso pure lui e a quel punto decise di andare insieme a Valerio alla sede della polizia postale per presentare denuncia. Buonasera, piacere. Buonasera. Ciao. Ciao. Che è successo? Guarda, senta, qui. Mio figlio è stato vittima di un episodio di cyberbullismo, quindi siamo qui per esporre la denuncia. Va bene, seguitemi così ne parliamo. Bene, grazie. Mi dica, vi ascolto. Allora, guardi, mi è stato riferito da alcuni amici che Valerio, mio figlio Valerio, è stato preso di mira sui social, motivo per cui sono andato a controllare, effettivamente è così, e ci siamo rivolti a voi per fare una denuncia. Avete fatto benissimo a venire qui, perché questi comportamenti sono tutti gli effetti dei reati, quindi è importantissimo denunciarli, anche per evitare che casi come questo possano succedere ad altri ragazzi. Grazie. Dopo aver presentato denuncia sono iniziate le indagini. La polizia postale ha effettuato vari controlli e ha individuato i responsabili e a breve ci sarà il processo. Nonostante questa brutta parentesi sugli haters di Valerio, lui non ha mai perso il suo spirito altruista e la sua allegria. Anzi, dopo questo episodio forse è diventato ancora più simpatico e popolare, tanto da essere scelto come testimonial della campagna educativa della Polizia di Stato contro l'odio online. Già dall'ultimo anno di superiori Valerio ha iniziato a lavorare e lavora tuttora in un'azienda di energia pulita, ma adesso starà per tornare, quindi è meglio se usciamo dalla sua stanza. È facile avere dei pregiudizi su Valerio, ma basta conoscerlo per capire che è speciale. E è vero che spesso è diverso dagli altri ragazzi, ma vale la pena scoprire perché. Valerio è solare, ama stare in compagnia dei suoi amici e condividere il tempo libero con loro, facendo lunghe camminate tra i boschi oppure passeggiate in bicicletta, piuttosto che stare davanti a un computer a giocare alla PlayStation. E inoltre sta molto spesso con la sua fidanzata, con lei va a prendere il gelato o insieme vanno a guardare il tramonto e lui è molto affidabile e disponibile. Valerio è affidabile, preciso e puntuale,
ma sa essere anche molto determinato. Infatti si allena duramente per partecipare alle gare di nuoto e invece quando vuole rilassarsi si mette a suonare la chitarra. Lui è anche molto affettuoso, infatti sa gioire delle piccole cose e vive ogni giorno come fosse un regalo. Valerio è leale e sincero e sa affrontare gli ostacoli con coraggio e determinazione. Insomma, è il fratello che tutti vorrebbero avere e sono molto fiera di lui. Per procedere alla consegna del prestigioso riconoscimento del poliziotto ad honorem. Questo titolo viene conferito a coloro che si sono dedicati in attività volte a rafforzare un'autentica cultura dei valori civili, dell'inclusione sociale, della solidarietà e che hanno evidenziato qualità umane o professionali di indubbio rilievo, meritevoli di unanime riconoscimento. La prima assegnazione del titolo di poliziotto ad honorem va a Valerio Catoia. Il signor Valerio Catoia è nominato socio poliziotto ad honorem per la forza, il coraggio e la generosità dimostrati in occasione del salvataggio di una bambina che stava annegando in mare e per il prezioso contributo offerto nel corso della campagna di sensibilizzazione sull'uso consapevole del web e sul contrasto all'odio online. Con l'auspicio che attraverso il suo costante operato sia ambasciatore in ogni tempo dei modelli valoriali cui si ispira la Polizia di Stato. Perché l'aver salvato la vita a una bambina ha rappresentato per qualcuno la molla che ha fatto scorrere parole di odio sui social nei tuoi confronti. E proprio per sensibilizzare i giovani sull'uso corretto e consapevole della rete internet, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha promosso con l'inizio dell'anno scolastico la campagna educativa sull'odio online. E gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni durante gli incontri con gli studenti si avvarranno anche della tua testimonianza, della tua storia, e verrà raccontata questa storia in un docufilm dal titolo Haters e piccoli eroi. Che bella storia, che bella storia. Anche il pubblico qui in studio, come immagino da casa, è rimasto molto colpito. Microfono, Giuliano voleva dire qualcosa, poi voglio sentire anche Sabrina,
Giulia, prendi il microfono, prendi. Sabrina, anche Natalia, insomma, dopo aver visto questo video, cioè, e poi do la pubblicità perché torniamo al tema. Che dire, io mi sono pure emozionato. È vero, ti ho visto. Mi sono emozionato perché... È vero. Però che bella storia, eh? Bellissima storia. Giuliano. Io infatti sul mio libro, cioè, Sa Diamante, io ho parlato proprio del bullismo sul mio libro, no? E quindi, cioè, per me è un grande eroe. È vero, hai ragione. Sentiamo Sabrina, Natalia, sentiamo anche il parere di due mamme, perché sono due mamme, insomma, Sabrina. Valerio, complimenti. Complimenti a papà, a mamma. Perché se sei così è grazie a loro. È vero. Grazie a loro che sei così. È stato emozionante vederlo, molto, Sabrina. Molto. Bravo. Poi da mamma c'è un pathos particolare. Da mamma, sai, poi sai quanto tengo a tutte queste situazioni così particolari. I ragazzi speciali. Certo. Sentiamo Natalia anche. Anch'io, Valerio, ti faccio i complimenti, veramente emozionante. È stato emozionante e faccio i complimenti a tuo papà, è una bellissima famiglia e tua sorella è dolcissima, non so il suo nome, veramente complimenti, Gaia. Una famiglia bellissima, penso che la tua dolcezza sia grazie a mamma e papà che ti hanno donato questa educazione e questa gentilezza che è veramente palpabile, anche come si è rivolto a me adesso conoscendomi. Complimenti davvero. Grazie. Brava. Allora, volevo sentire qua il prof Rino, brevemente, perché devo dare la pubblicità. È stato commovente, prof? Moltissimo. Io penso che questi esempi, prof, sarebbe da divulgarli giorno per giorno su un territorio molto vasto, certo, e rendere chiaramente, possibilmente, la società partecipe a queste situazioni che non sono facilmente ripetitive, per cui dobbiamo noi avere il coraggio e la possibilità, grazie ai genitori, anche di poter riproporsi e divulgare chiaramente il più possibile sulla scala nazionale il territorio prevalentemente territoriale. Bene, grazie. Bene, è giusto. Sentiamo Rino, la telecamera è sempre quella, Luigi Papa, vai Rino. Buonasera, volevo dire che in un mondo difficile come il nostro, dove vengono sempre evidenziati aspetti negativi, brutture di vario genere, finalmente una bella storia commovente di un ragazzo coraggioso che ha sfidato la propria sicurezza per mettere in salvo una ragazza. Sono assolutamente da nominare personaggi inqualificabili che hanno offeso un ragazzo che veramente è assurdo. Ti vedevo anche commosso durante il video. Sì, voglio dire, no, non sarebbero neanche da nominare certe persone, perché sono molto più le persone sicuramente che lo hanno elogiato. Sentiamo Salvatore anche su questa vicenda. Salvatore, no, sempre buonasera, lì. Sono immagini e parole che non hanno un commento. Viene valorizzato il valore dell'essere umano nelle sue capacità volutive di poter aiutare gli altri. L'esempio di Valerio va preso in considerazione, diciamo, va scritto nella storia dei prossimi libri che verranno pubblicati. L'essere umano ha un valore e Valerio ne rappresenta questo valore. Non tutti sono capaci di fare quello che ha fatto lui. Beh, bello. Quante, eh? Guarda che bello. Cioè, tutti commenti spontanei, Valerio, non preparati, spontanei, perché hanno visto il video in diretta qua in studio con i nostri telespettatori. Che bello. Allora, diamo la linea alla regia, c'è l'ultima breve pausa. Poi torniamo con i nostri ospiti. Sentiremo anche gli studenti, il portavoce, la consulta degli studenti. Perché? Perché l'ispettore ci ricorderà le accuse, perché le accuse sono pesanti per fare queste cose. Tornando a quello che dicevo in anteprima, nella prima parte della puntata, anche quando ho risposto a quelle offese, cose su Sabaudia, no? Sulla storia delle inchieste, ce lo spiegherà lui cosa si rischia e le condanne, qual è l'incriminazione. Poi che scatena questi, perché cosa scatena i bulli? Sentiremo con la dottoressa Sansoni. Quindi restate con noi, l'ultima brevissima pausa e torniamo subito. We'll be right back.
Centro di produzione televisiva e cinematografica Gruppo Sciscione, in via Giacomo Peroni 130 a Roma, zona Tecnopolo Tiburtino, uscita 13 o 14 del Grande Raccordo Anulare. 5 teatri di diversa metratura, da 100 metri quadri a 1000 metri quadri, con un'altezza massima di 9 metri. Ognuno con un parco luci completo e di ultima generazione. 3 regie Full HD con possibilità di 4K, 8 postazioni di montaggio, sala audio insonorizzata per voice over o doppiaggi, 8 tra camerini e sale trucco, ampio parcheggio per la sosta di mezzi di produzione cinematografica e televisiva, free wifi, possibilità di utilizzo uffici durante la produzione, servizio di receptionist, talent show, reality, talk show, film e serie TV. Centro di produzione televisiva e cinematografica Gruppo Sciscione. Professionalità, grandi spazi, innovazione, comodità e cortesia a tua disposizione. Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti, anallergici, sfoderabili e lavabili. Non ci si crede! Agla, ma che stai a dormire? Svegliati che devo lavorare! Appuntamento da Old Wild West. È meraviglioso trovare rifugio in questo saloon. L'atmosfera della frontiera ti accoglie ogni giorno. Mani esperte dei nostri cuochi, una griglia incandescente, i migliori tagli di carne argentina e una botte di allegria per tutti. Gli hamburger Old Wild West sono circondati da patatine croccanti e fumanti. Entra e rilassati. Qui i duelli si svolgono solo a colpi di forchetta. E se scarichi l'app per avere sempre con te la carta fedeltà, potrai fare razzia di premi e vantaggi. Old Wild West. Lo sai, gringo, c'è solo un posto così. Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Non ci credi? Neanche io. Bravo. Grazie. In via Bernardino Alimena, numero 60, zona Romanina, ci siamo noi. 42, 66, 52, 88, numeri all'otto? No, sono taglie! E che pensavate, solo donna? No, grandi taglie anche per uomo! Venite a toccare con mano, ipermoda! Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti, li avvolgiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina, così andiamo anche a risparmiare sui soldi del trasporto. Bravo! Grazie! Voi venite quando volete, noi intanto ci alleniamo! Op, 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 op! La risorsa più preziosa che abbiamo è il tempo. Soltanto noi possiamo decidere quando rallentare o quando sfruttare al massimo le nostre giornate. Ma il modo migliore che abbiamo per impiegarlo è investire nei nostri progetti. Solo ascoltando chi ci è accanto possiamo trovare la forza per realizzare i nostri sogni, sicuri di ricevere il supporto di cui abbiamo bisogno. Perché dalle sfide più grandi nascono le opportunità migliori. Banca Popolare di Fondi, da 130 anni, insieme a voi. Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Stiamo in via Tiburtina, tutto attaccato. Scarica la nuova applicazione di Lazio TV sul tuo smartphone Apple o Android. Seguici in diretta da tutto il mondo. Scarica adesso l'app di Lazio TV. È gratuita e lo sarà sempre. Inizia con un click. Tutti ora dobbiamo ripartire. Noi ci siamo, attraverso i nostri servizi e le nostre incredibili offerte pubblicitarie.
Lazio TV, Gold TV e Roma Canale 71. La spinta giusta per ripartire. Per qualsiasi informazione chiama i nostri numeri. Allora, torniamo, siamo al rush finale. A proposito, tra poco, prima della chiusura, tornando alle vicende di Sabaudia, devo farvi vedere quella che è stata la risposta, dopo che abbiamo commentato all'inizio, del dirigente della polizia locale di Cori, che ci ha scritto, in particolar modo mi ha scritto, ma io rendo pubblico quello che mi arriva, perché è giusto renderlo pubblico, per vedere qual è il clima che arriva poi da un personaggio che indossa una divisa. Gianluca, sì, ok, lo faccio vedere prima della chiusura della trasmissione. Una risposta molto brutta e continua questa sorta che veramente io non so, rimango veramente perplesso, perché non abbiamo fatto nient'altro che, vabbè, ve la farò vedere, anche se ha scritto personalmente a me: la mia famiglia è il pubblico, le vicende vengono raccontate pubblicamente, è giusto che leggiate, come ho letto io, quello che scrive dopo che è successo quello che è successo, a proposito di leoni da tastiera. Allora, abbiamo visto la storia di Valerio Catoia, abbiamo visto quello che è successo dopo che ci sono state le minacce, le violenze a Valerio, abbiamo parlato prima del documentario del problema dei giovani, eccetera. Voglio parlare dei ragazzi che hanno preso parte anche a una serie di incontri, la consulta degli studenti, c'è il microfono, ricordiamo nome e cognome perché è giusto. Sì, buonasera a tutti, Gianmarco Tomei, parte Gianmarco della Ciao, consulta Gianmarco. Provinciale degli studenti. Allora, innanzitutto vi ringrazio dell'invito, è sempre un piacere, diciamo, per noi ragazzi poi far parte di queste iniziative. Lo stesso convegno che c'è stato in Curia il 25 maggio, organizzato dalla Questura di Latina, è stato per noi un evento molto importante dove poterci esprimere, dove poter portare il nostro punto di vista, e quindi ci tengo a ringraziare anche la Questura di Latina. Allora, quando ho visto per la prima volta quel documentario, quel docufilm, proprio all'evento del 25 maggio, lo dico, io non sono una persona che si emoziona molto facilmente, però mi sono emozionato e la prima cosa che ho pensato è: quanti in questa sala sarebbero capaci di fare una cosa del genere? Certo. Cioè, la freddezza, la lucidità che ha avuto Valerio in quel momento è lodevole. Insomma, cioè, dobbiamo anche interrogarci noi su questa cosa qui, insomma, anche sulla risorsa che ci possono dare ragazzi come Valerio all'interno della società, che molte volte vengono emarginati in un certo senso anche in ambito lavorativo. E lei poi diceva una cosa molto importante, l'ha sottolineata molte volte all'interno della trasmissione, come gli odiatori di Valerio non siano ragazzi ma adulti. E qui io ci tengo a fare una piccola riflessione. Certo. Io parlo spesso di bullismo in senso lato, ossia io cerco di abbattere quelle che sono le barriere scolastiche, di andare oltre. Il problema, secondo me, sta nella società. È nella società che noi dobbiamo indagare il problema reale, e il problema reale, il fulcro, è il rispetto. È la mancanza di rispetto, che può sembrare un concetto semplice, un concetto banale, ma attenzione, molto spesso la semplicità, la banalità è di difficile attuazione. Quindi il rispetto, dal quale poi scaturiscono i mille problemi della nostra società. Ora, va benissimo fare convegni, va benissimo fare progetti a scuola, e noi ne siamo ben contenti e ne siamo promotori noi come consulta. Però se poi i ragazzi tornano a casa e hanno magari nelle famiglie determinati esempi, come queste persone che hanno rivolto le offese nei confronti di Valerio, beh, dobbiamo interrogarci su quello che facciamo nella società, su come ci gestiamo nella società, insomma, sulla società in generale. Beh, tu dici una cosa importante: se poi gli adulti, che sono a loro volta genitori, devono educare i figli, poi dietro una tastiera minacciano di morte uno come Valerio, certo. Questo hai ragione, deve far riflettere. Certo. Io poi, guardi, vedo anche molta omertà in queste vicende, mi spiego meglio perché è un termine forte. Spesso si tende a dire: vabbè, ma è successo a Valerio, non è successo a me, non riguarda me la cosa, non mi interessa, non mi tange, non mi tocca. Ma è proprio qui
un'altra mancanza, a mio avviso, della nostra società. I greci utilizzavano un termine, siumpateia, che significa patire con, compatire. Quindi è questo, secondo me, che servirebbe anche un po' nella nostra società. Quindi l'attenzione verso il prossimo, questo cercare di comprendere le varie vicende umane, insomma. E smettiamola, insomma, con questo velo di omertà che non ha alcun senso, secondo me. È vero. Secondo te è peggiorata la situazione negli ultimi tempi? Tu che hai un contatto diretto, no? Allora, io ho un contatto diretto, ma mi sto accorgendo che ormai sono vecchio anch'io, perché i tempi si fanno... Io, ad esempio, molti dei social attuali, faccio un esempio, TikTok, non lo utilizzo, non so come funzioni. Certo. Eppure è molto gettonato, molto di più rispetto a Instagram negli ultimi periodi. Allora, io quello che posso dire, che è stato detto anche precedentemente, è che la pandemia purtroppo ha acuito quello che è il problema del cyberbullismo, quelli che sono i cosiddetti fenomeni da tastiera, che poi, lo dico senza peli sulla lingua, secondo me è proprio un atteggiamento meschino, perché un conto magari è dirlo in faccia una cosa, un conto è nascondersi dietro la tastiera, nell'anonimato, insomma, nessuno dei due atteggiamenti logicamente è corretto ed è da prendere come esempio. Però quello del cyberbullismo, secondo me, c'è una meschinità di fondo proprio in questo atteggiamento, lo trovo proprio... Il tuo consiglio ai tanti giovani, ma anche, tu hai prima citato giustamente quello dei genitori, la società, l'esempio che deve arrivare poi dalle famiglie, la storia di Valerio vede addirittura indagati, ci sarà un processo due adulti. Il tuo consiglio, il tuo messaggio da ragazzo, da giovane, da fidanzato, da studente, il tuo messaggio? Allora, un messaggio che posso mandare, soprattutto dopo questi due anni di pandemia, e noi come consulta ci siamo battuti molto, è di vivere la vita reale, faccia a faccia, cercare di non essere relegati, non chiudersi dietro gli schermi, certo, in questo mondo virtuale. Io poi, lo ripeto, sono vecchio, parlo un po' da vecchio, nel senso, ma me lo dicono gli stessi miei amici, mi dicono, ma tu sei vintage, sei ormai arretrato, però io lo dico sinceramente, io preferisco magari, piuttosto che un messaggio, magari una chiacchierata faccia a faccia, se proprio non c'è una telefonata, insomma. Quindi questo è il messaggio importante che posso dare, e poi il rispetto. Io torno sempre su quella tematica lì, perché secondo me il rispetto è alla base, è proprio è un valore imprescindibile, secondo me, della società. È vero. Cosa si rischia quando si fanno queste cose? Cosa si rischia? Lo chiedo all'ispettore Svolacchia, e poi perché si scatenano i bulli, cosa si scatena, lo chiedo alla dottoressa Sansoni. Ricordiamo i reati, perché forse molti non se ne rendono nemmeno conto, no? Ispettore, vanno incontro ad accuse e ipotesi di reato molto gravi. Particolarmente gravi. Vede, i reati che possono essere commessi attraverso la rete non sono sostanzialmente diversi da reati comuni, è solo la metodologia, il mezzo di comunicazione che cambia. In particolare quando si fa riferimento ad un social, bisogna sempre tener presente che questi mezzi di comunicazione sono in grado potenzialmente di raggiungere milioni di persone in pochi istanti, quindi paradossalmente sono un grande mezzo di informazione, un grande mezzo di libertà di espressione del pensiero. Ma questa capacità di raggiungere un telespettatore o comunque un interlocutore permette di aggravare una condotta che già di per sé è reato. Quindi in questo caso va da sé che è una diffamazione a mezzo stampa, perché è considerata in alcuni casi diffamazione a mezzo stampa. Nel caso di specie, nel caso di Valerio, io sottolineerei un'altra circostanza. Quelli che voi avete visto a video sono le parole vere, quelle che, certo, sono state dette a Valerio, certo, non sono come dire inventate. Di repertorio, è la realtà. È la realtà e sono parole che, come prima è stato sottolineato da una persona del pubblico, uno non si aspetterebbe di avere in una società civile. Sono parole molto, molto gravi. Quindi, ripeto, il più delle volte è la diffamazione a mezzo stampa aggravata
dal mezzo della stampa, aggravata dall'odio razziale, oppure per una diversità fisica. Quindi tutti questi aggravano un reato che è di per sé già grave, e questo è quello che si può andare incontro. Beh, avete capito? Non è uno scherzo, non è una battuta, non si è al bar con gli amici. Perché si scatena tutto questo, dottoressa Sansoni? Il bullo, questa... perché si scatena? Voi che avete al vaglio centinaia, no, decine, centinaia di casi, cosa si scatena? Allora, le motivazioni sono diverse, molteplici. Spesso si pensa che si debba andare a ricercare chissà quale motivo scatenante, no? Intanto c'è da dire che il bullo, il cyberbullo, viene mosso sicuramente da un senso di prevaricazione sull'altro, e mi ricollego anche al ragazzo che rappresenta in questa sede tutti gli studenti che fanno parte della nostra società e del nostro presente. Io ci tengo sempre a sottolineare questo aspetto: il presente che siete voi, oltre che essere il nostro futuro, siete assolutamente il presente. C'è questa sensazione di prevaricazione sull'altro e del non riconoscersi nell'altro. Il bullo e il cyberbullo sicuramente agiscono sulla vittima, quindi in quanto vittima che si vittimizza perché si sentono più forti, no? Quindi individuano sicuramente quella vittima che ha un lato debole, che può essere appunto di vari aspetti. Le motivazioni che ci fanno pensare sono futili talvolta, e questo è il lato più preoccupante. Non possiamo andare a ricercare un qualcosa di veramente grave, è questo l'aspetto e l'analisi sociologica che lanciava appunto il ragazzo, che ci dovrebbe far riflettere. Noi abbiamo situazioni anche che si scatenano solo per un semplice sguardo, cioè mi hai guardato male. È vero. Ecco, hai guardato la mia ragazza in piazza e non lo devi fare, e quindi si scatenano situazioni di questa tipologia. Quindi il web odiatore a volte neanche conosce la vittima, non la conosce per niente, non ha una profondità di conoscenza della persona, quindi scatena tutto ciò lanciando davvero una situazione dell'odio per futili motivi. È quello che preoccupa anche le autorità competenti, che poi si ritrovano a dover analizzare ed indagare. Spesso e volentieri non abbiamo delle situazioni particolarmente complesse dietro a una reazione. Sicuramente gli psicologi, che poi sono quelli che ci aiutano di più, no? Nello studio e nell'analisi anche dei profili che vanno poi fatti, evidenziano una debolezza poi di fondo, no? Se andiamo a vedere il bullo e il cyberbullo, si copre, si cela dietro a una profonda devianza, una profonda debolezza, se andiamo nello specifico a valutarlo. Quindi questo, insomma, però motivi grandiosi di chissà quale portata non ce ne sono, spesso sono veramente irrilevanti, che però scatenano una violenza rilevante, sia nelle parole che feriscono quanto un'arma, perché di questo sì, si tratta. E i ragazzi spesso utilizzano terminologie pesanti senza rendersi conto che quella parola, io stessa ho trattato per tanti anni, prima di essere eletta garante, mi sono occupata proprio della criminalistica linguistica forense, cioè analizzavo anche chat che provenivano da gruppi chat anche di classe, per esempio, no? Gruppi che nascevano su varie piattaforme, su vari social, proprio per interpretare quella terminologia che andava ad attaccare un ragazzo o una ragazza. E tante volte lo dico ai ragazzi, noi lasciamo un'impronta digitale nel web. Ognuno di noi. È vero, no? È vero. Lo stesso Chomsky diceva che sin dalla nascita noi abbiamo un nostro modus operandi linguistico.
Ecco, insegnare ai ragazzi che le terminologie che si usano, le parole, le parolacce, le offese gravi che loro poi mettono in atto, hanno delle conseguenze importanti. Quando poi sentiamo risposte come «ma io stavo scherzando», e non comprendere dov'è la linea sottile che divide lo scherzo da un reato, appunto, perché certo, si va a finire in un reato vero e proprio, questo dobbiamo continuare a farlo come prevenzione e sensibilizzazione. Allora, siamo in chiusura, chiuderemo poi con le parole di Valerio, con Maya che ci dà le ultime notizie, però io all'inizio ho iniziato con Sabaudia, poi tutto... Allora, avevo fatto vedere dei messaggi che erano di accuse, eccetera, la nostra trasmissione, perché avevamo parlato di un argomento. Quella che era il dirigente della polizia locale di Cori, io ho fatto vedere due messaggi che ci chiamava in causa, ci ha scritto, mi ha scritto, visto che noi, e io non ho segreti per il pubblico, vi devo far vedere che ha scritto poco fa. Credo che si aggravi un po' la posizione, me lo fai vedere? Allora, ve lo leggo, questo è quello che ha scritto poco fa alla nostra redazione, in particolar modo alla mia pagina, ma la mia pagina è pubblica, è redazionale, quindi non è che ha scritto privatamente, è la pagina del direttore. Buonasera Gnofia, credo che lei stia impropriamente utilizzando una TV privata per screditare il lavoro dell'Arma dei Carabinieri. Voglio rispondere al capo della Polizia Municipale di Cori che io non utilizzo la TV privata, ci lavoro, faccio come incarico il direttore, e non ho screditato il lavoro dell'Arma dei Carabinieri. Lungi da me, se lei non vede le trasmissioni, grave, molto grave, è un classico. La settimana scorsa l'avvocato Mariani dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri, ha parlato complessivamente qualcosa come quasi 40 minuti, quindi se non diamo voce ai Carabinieri è ridicolo. Oltretutto ho saputo che ha fatto il mio nome in televisione, certo, lei ha pubblicato su Facebook critiche e accuse alla nostra trasmissione, l'ha fatto su Facebook, è pubblico, l'ho fatto vedere, quindi non sono venuto né a casa sua né ho rovistato nelle sue carte. Lei non si deve permettere di utilizzare una TV per scopi personali, mai fatto in vita mia, ho parlato sempre a nome della testata giornalistica che non so e non voglio sapere e che non mi riguardano. Lei ha scritto delle cose, adesso dopo questa sua lettera gli faccio vedere quello che lei ha scritto, perché non se lo ricorda, secondo me. Un giornalista deve raccontare le vicende e non commentare a proprio piacimento. Non ho commentato, ho parlato di anomalie che sono emerse nelle carte dell'inchiesta, lei non le ha lette, ha letto l'ordinanza ma non ha letto gli allegati, e ho parlato di perplessità, non ho accusato nessuno e nessuno ha accusato nessuno, ci mancherebbe. Comunque io non ho detto nulla di offensivo nei confronti di nessuno, cosa che invece ha fatto lei. E invece io le faccio rivedere, se me li rimetti tutti e due, quello che lei ha detto di... Ma chi è costui per affermare una cosa del genere? Lei non mi chiama nemmeno per nome. Chi è costui? Mi chiamo Egidio Fia. Beh, Lazio TV, ci siamo già capiti. Allora, lei cosa intende per Lazio TV, che è un gruppo editoriale glorioso che esiste da 44 anni e che insieme alle altre emittenti del gruppo totalizza una media mensile di 1.500.000 telespettatori. Ha capito? Ci siamo già... Questo è il primo messaggio, glielo faccio rivedere... lo faccio vedere anche al sindaco di Cori, lei lavora lì, no? Lo faccio rivedere affinché lei si renda conto di quello che ha detto. Poi ne ha detta un'altra e vado a chiudere, me la fai vedere? Rispondendo a un altro, perché su Facebook voi parlate, è pubblico e tutti leggono, leggo io, legge la polizia, leggono i cittadini. Poi dice che, rispondendo a un signore che io non conosco come non conosco lei, Falcone si starà rigirando nella tomba, visto che noi siamo i promotori della legalità a luglio per Falcone e Borsellino, onestamente mi è sembrata un po' offensiva, ma è un mio parere, l'ho fatta vedere. È pubblica e lei ha scritto queste cose pubblicamente e io non ho sicuramente citato e accusato nessuno, ho preso le difese di questo programma dell'emittente e del gruppo editoriale che guido, per il quale lavoro. Tutto qua. Secondo me è stata un'altra... caduta di stile forse, non lo so. Comunque sia, se vuole chiarire, la prossima puntata può telefonare in diretta, io gliele faccio rivedere tutte queste cose e poi lei mi darà un giudizio. Un consiglio sulla vicenda di Sabaudia. Nessuno sta accusando nessuno. Abbiamo evidenziato cose che abbiamo trovato sulle carte. Tutto lì. Io non sto difendendo nessuno, non faccio l'avvocato, non sono parente di nessuno, non porto avanti nessuna campagna denigratoria, assolutamente. Guardi le puntate che vanno in onda, guardi i telegiornali,
non per sentito dire, dovete vedere le cose. Maya, per chiudere. Per un attimo di meteo, perché il weekend sarà caratterizzato da un'onda calda sahariana. Addirittura? Esatto. Cioè arriviamo a 40 gradi? Sì, si arriverà anche a 40 gradi. A Roma, infatti, per domani sono previste temperature che oscilleranno fino ai 35 gradi, con la minima di 22 gradi. Mentre per quanto riguarda invece sabato, il livello di allerta sarà 3, quindi rosso, per il 4 giugno. E si consiglia di evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata, tra le 11 e le 18. Quindi sono previste temperature molto calde. Grazie Maya, ci hai dato un'allerta meteo, di solito diamo quelli per la pioggia, ce lo hai dato invece per il caldo, quindi diciamo il fine settimana c'è l'allerta meteo per il caldo nel Lazio, quindi Roma e le altre province. Esatto. Grazie a Maya. Grazie a voi, Maya. Grazie, beh insomma, è giugno, i primi giorni di giugno, non voglio immaginare cosa accadrà ad agosto, vabbè comunque. Grazie a Monica Sansone, il garante per l'infanzia della Regione Lazio. Grazie. Grazie a voi. Ringrazio il vice ispettore della Polizia di Stato, Floriano Svolacchia. Grazie al nostro pubblico, ma soprattutto grande applauso. Grazie a Valerio. Bravo, Valerio. Al grande Valerio Catoia. Come di solito io uso dire Valerio, dai, Valerio, dai. Grazie per essere stati con noi. Settimana prossima ci saremo di nuovo in diretta, grazie per averci seguito, una bella puntata abbiamo fatto anche questa sera. Servizio pubblico, Valerio, ciao, e ti posso dire grazie? Sì. Ti voglio ringraziare. Prego. Grazie. Buonanotte.